Buongiorno, ben ritrovati. È stato un weekend difficile per tutti noi, lo sapete bene. Il coronavirus è tra noi, più di 200 casi accertati, 4 morti in Italia e mezzo paese chiuso per virus. Stamattina stanno succedendo molte cose. Noi siamo collegati con la sala operativa della Protezione Civile a Roma, dove è appena arrivato il Premier Giuseppe Conte, dove c'è una riunione con le massime autorità del nostro Stato. Ludovica Ciriello, raccontaci chi c'è riunito e che abbiamo capito, perché questa riunione è un po' improvvisa, non era previsto che Conte arrivasse alle 11 in punto. Sì, in peraltro una mattinata... Protezione Civile, prego. Dicevo, una mattinata intensissima, partita già questa mattina alle 8:30 con la prima riunione del comitato operativo qui alla Protezione Civile, una riunione che non ha visto protagonista il Presidente Conte, che invece è arrivato, come dicevi tu, ora giusto 4 minuti fa, rispondendo peraltro ad una domanda sui rapporti tra Italia e gli altri paesi dell'Unione Europea, perché sappiamo, Mirta, che chiaramente il fatto che l'Italia sia il paese in Europa con più alto numero di contagi mette in allarme anche i paesi che ci sono vicini. Lui ha risposto: per noi, per l'Italia non cambia nulla, quindi su questo ha cercato in qualche modo di buttare acqua sul fuoco, potremmo dire così. Il motivo di questa riunione improvvisa questa mattina, a quanto apprendiamo, è che aumentando il numero di contagiati, chiaramente bisogna fare un punto sulle misure da prendere. C'è chi ha chiesto, come alcune regioni, di addirittura chiudere le regioni che sono diventate il focolaio del coronavirus. Sì, no, ma in Italia, questo, quello che volevo capire, questa riunione non era prevista stamattina alle 11, all'improvviso si è saputo che sarebbero tutti riuniti. Ho visto entrare con i miei occhi il Premier Conte con un'aria molto preoccupata, molto scura. Hai capito qualcosa in più? C'è un motivo per cui questa riunione si svolge adesso? Ti stavo dicendo questo. Ci sono due motivi. Il primo, che alcune regioni chiedono maggiore chiusura, quasi un isolamento delle 3 regioni, delle 4 regioni al nord che sono diventate il focolaio. E l'altro è che comunque ci sono 2 casi sospetti a 2 ragazzi di Nettuno che sono tornati da un weekend a Codogno qualche giorno fa e che, una volta riscontrati i primi sintomi, hanno chiamato spontaneamente lo Spallanzani per fare il primo test. Tra l'altro alle 12 dovremmo poter avere i risultati di questo test e quindi chiaramente quello sarebbe un nuovo allargamento del virus che sarebbe arrivato quindi anche nel Lazio, e questo chiaramente desta preoccupazioni. Quindi da un lato le misure operative fermati un attimo, da prendere, scusa, Ludovica, in ragione dell'aumento dei fermati un istante, perché vedo che c'è mi sta aspettando Andrea Milluzzi alle porte della zona rossa e si sta anche per collegare dal Veneto il presidente Luca Zaia. Milluzzi, dove sei? Mirta, buongiorno, siamo esattamente sul confine della zona rossa, siamo a 2 chilometri da Casal Pusterlengo, di qua alla mia sinistra non si passa, è zona rossa, da questa mattina è interdetta, vedi i posti di blocco della Guardia di Finanza, non si può entrare in uno dei 10 comuni, Casal Pusterlengo appunto, sottoposti a quarantena. Di qua alla mia destra invece la zona è ancora libera, questi i posti di blocco, stai vedendo che escono solo i camion e possono entrare solo i tir. Ti faccio vedere invece l'ingresso presidiato dalla Guardia di Finanza per portare generi di prima necessità, quindi cibo, acqua. Sono appena entrati i tecnici per garantire per 15 giorni, ci hanno detto, quindi per 2 settimane, la fruizione di acqua potabile agli abitanti di Casal Pusterlengo. Vedi, stavo vedendo in diretta come funziona uno dei 20 blocchi che da questa mattina, data la direttiva del Consiglio dei Ministri firmata poi ieri dal Presidente Mattarella, impedisce a chiunque di entrare in questa zona se non per portare generi di prima Fermati un istante, mi pare che dalle parole di Milluzzi stiamo capendo molto bene quella frase che ci aveva così colpito, lo ricorderete, ne parlammo qui in studio, l'Organismo Mondiale della Sanità che disse: è più pericoloso del terrorismo questo virus. Ecco, da queste scene state capendo cosa vuol dire. In tutto questo, questa è la borsa di Milano questa mattina, meno 4,31%, per dirvi come anche i mercati stanno reagendo a questa emergenza. Vedo già molti collegamenti pronti, molti ospiti pronti, la sigla e arriviamo fra un secondo. In base all'ordinanza del Ministero della Salute, si invitano i cittadini a ridurre le uscite e evitare momenti di aggregazione.
il numero delle persone infettate sul nostro territorio è salito a 39. Complessivamente abbiamo 132 persone che sono state positive al coronavirus. Di queste, due sono decedute e una è guarita. Questa è una partita assolutamente la peggiore che è toccata al Veneto, fino, penso, nella storia del Veneto. E le strutture sanitarie non sono riuscite a individuare il paziente zero. Vi assicuro che stiamo effettuando centinaia e centinaia di controlli coi tamponi. Di qui il numero elevato nel nostro paese di casi. Provare a contenere, isolare il più possibile il contagio dentro territori ristretti. Penso che le scuole vadano chiuse a Milano. Locali chiusi, cinema, discoteche, tutte quelle situazioni, ripeto, che potrebbero essere favorevoli al contagio. Che cosa vogliamo fare? Dell'Italia un lazzaretto? Lei mi parla di una Milano come Wuhan? Se la situazione dovesse degenerare, si può pensare ad iniziative di quel genere. Il Presidente del Consiglio, che tutela la salute pubblica degli italiani, non può essere sorpreso dal fatto che sia arrivato anche in Italia un virus. Gli ho mandato un messaggio, non ha avuto risposta. Se avesse avuto la bontà di rispondermi, gli avrei spiegato come e perché misure più severe non erano perseguibili e sostenibili. Mettiamo in quarantena in queste ore le polemiche interne alla vita politica del Paese. Il totale delle persone contagiate sono 152 allo Stato, di cui 3 deceduti. Eccoci qua, naturalmente il paese è impaurito, le immagini sui mercati vuoti in molte zone del nord ne sono la prova. Ho chiesto a tutti voi sui social di mandarci delle immagini, sono arrivate tante, tantissime, tutte immagini incredibili da guerra. E noi per i prossimi giorni proveremo a farci molte domande, perché pensiamo che la cosa più importante per noi e per voi oggi è capire, cercare di capire. La prima domanda di fondo che mi faccio io da alcuni giorni è: perché solo noi in tutta Europa? Abbiamo sbagliato qualcosa prima? Stiamo esagerando con i controlli adesso? Io questa cosa ancora non l'ho capita. Ne parliamo stamattina con Alessandro Sallusti, direttore del giornale, peraltro collegato con noi da Milano. Quindi ciao Alessandro, grazie di essere con noi stamattina. Ho letto il tuo fondo questa mattina e mi sottoscrivo quel "io mi fido" che tu dici alla fine del tuo pezzo. Penso che la cosa più giusta per tutti noi è questa, è fidarsi delle autorità competenti, è l'unica cosa che possiamo fare in questo momento. Detto ciò, mi racconti il clima che c'è a Milano e anche appunto questa domanda che ci facciamo tutti: perché noi, no? Dopo la Cina e la Corea siamo noi quelli che hanno il più alto numero di contagi, è davvero difficile da capire. Ma il clima a Milano in effetti è un po' surreale, non è che c'è isteria o panico, però io stamattina ho attraversato la città e sembra di essere, non dico Ferragosto, ma quasi, poca gente in giro, poche macchine, molte saracinesche abbassate. Devo dire che fa un certo effetto. Noi anche, come dire, che di mestiere facciamo i comunicatori, nella nostra, parlo per me che ormai non sono più giovane, ho affrontato e visto guerre, tragedie, terremoti, crisi economiche, crisi politiche, ma non siamo come se non fossimo attrezzati a capire cos'è un'epidemia con rischio di pandemia. E quindi, come dire, anche noi siamo un po' così, un po' impreparati, se vogliamo dire, perché come tutte le prime volte, anche questa è una prima volta per il mondo della comunicazione. Perché l'Italia? Non lo so, non saprei dare una risposta. Certo che, come dire, siamo stati noi, siamo il paese che ha la più alta comunità cinese al suo interno, tra l'altro una comunità molto integrata, molto pacifica, non c'è nessun problema, e forse questo ci ha fatto prendere un po' la leggera le prime settimane del problema, i primi giorni.
per cui è vero che abbiamo chiuso i voli con la Cina, ma non abbiamo chiuso quelli indiretti. È vero che gli italiani che tornavano dalla Cina venivano trattati un po' come dei panda, quasi dei simpatici fenomeni. Forse siamo stati un po' leggeri in partenza. Allora, adesso mi sembra che le cose si stanno mettendo. Ora proviamo a capirlo anche col professor Rezza. Tra l'altro ringrazio moltissimo di essere rimasto con noi. Grazie professor Rezza. Professor Rezza è il direttore infettivologo dell'Istituto Superiore della Sanità. Prima però di arrivare a lei, voglio passare un attimo da Milluzzi che mi chiedeva la linea. Che succede, Andrea? Sì, Mirta, stavo cercando di capire quali sono i beni di prima necessità che possono entrare. Fra questi ci sono anche i mangimi per gli animali, perché ovviamente va anche garantita l'economia di questi 10 comuni. Ricordiamo, sono 50.000 le persone che vivono qua dentro, non possono uscire e lavorare. Questo autotrasportatore sta appunto trasportando mangime per animali ed è stato fatto passare. I corridoi speciali sterilizzati per cibo e medicinali promessi e garantiti dal decreto del governo ancora invece non sono in funzione. Adesso me la posso togliere perché sono da solo. E, ma ti stavo detto di usarla, perché secondo me come l'hai messa te non serve a niente, te lo dico proprio con affetto. Speriamo di no, ma devo usarla quando avvicino persone a più di un metro e mezzo da me, quindi sì, la devo usare. E ti stavo appunto raccontando che i corridoi non sono ancora stati approntati, come non sono ancora stati approntati tutti i 43 posti di blocco previsti nei 10 comuni. Per adesso siamo a 20, perché solo questa mattina è arrivata l'ordinanza del Ministero che appunto prevedeva l'effettiva realizzazione di questi posti di blocco di finanza, polizia e carabinieri, e sono molti gli agenti, ci stavano raccontando, venuti da Firenze, Bologna, Milano in tutta fretta ieri sera e stanotte per fare appunto questo cordone sanitario che sta isolando per almeno, sembra, 14 giorni le 50.000 persone residenti nei 10 territori della Bassa Lodigiana. Allora, fermati un attimo perché vedo che è comparso sul mio schermo il governatore del Veneto, Luca Zaia, che voglio ringraziare molto, perché so che sono giornate complicatissime, aver trovato tempo per noi è molto importante però capirlo. Zaia, buongiorno, ben trovato, in un momento difficile ci rivediamo, buongiorno, mi rendo conto buongiorno. Per lei e per la sua regione. Mi dica una cosa, stamattina ho letto una sua intervista molto interessante, ha detto abbiamo un nemico comune, il virus non ha colori politici, in questo momento siamo tutti in guerra e tutti dalla stessa parte. Questo cosa vuol dire? Lo chiedo perché in effetti i governatori del nord avevano chiesto misure un po' più stringenti ed c'era stato invece l'idea di dire ma non esageriamo. Ma guardi, che ormai è storia, no? Che siamo stati oggetto di attacchi, io in particolar modo avendo proposto questa misura, visto e considerato che proponeva un isolamento fiduciario, quindi dire che i ragazzi che provenivano dalle aree infette della Cina, peraltro non da tutta la Cina, dalle aree infette, avessero la possibilità e fossero anche obbligati a fare una sorta di quarantena fiduciaria, che significa stare 14 giorni in casa. E a Preticello sembrava un'azione di ghettizzazione e di esclusione, ma la verità è che poi, avendo studiato i virus, io li ho studiati all'università, capisci che la misura migliore è quella dell'isolamento, perché il virus ha bisogno di un ospite che è il corpo e quindi contagia di volta in volta il corpo che è l'ospite. Senta Zaia, mi aggiorna sulla situazione in Veneto, ci sono nuovi casi, qual è la situazione in questo momento nella sua regione? Ma guardi, presto detta, allora c'è un aspetto negativo, che abbiamo due casi in più. I due casi in più sono due casi, uno in quel di Vo, nel Padovano, quindi da 19 si va a 20 casi, e poi nel Veneziano da 6 casi si va a 7 casi. Il dato positivo è che i casi, pur non essendo in grande aumento, hanno un altro vantaggio, che sono nei due cluster che noi abbiamo. E fermo restando, che poi vorrei dire, perché ho letto ieri Washington Post e dice l'Italia è il terzo paese, la terza realtà al mondo per numero di contagi, esatto. Ne abbiamo 150 o giù di lì. Beh, vorrei anche ricordare che quando tu studi queste cose ti insegnano che se cerchi trovi, se non cerchi non trovi. E quindi è pur vero che il coronavirus è molto importante. Cioè, lei mi sta dicendo che secondo lei ne facciamo molti più controlli che altrove? Ma guardi, la storia clinica dei miei casi, noi avevamo due signori, i primi due casi, definiamoli
i pazienti del primo contagio di VO, uno dei quali è anche deceduto peraltro, del 1943 e del 1952, i due pazienti. Quando i nostri sanitari hanno visto che dopo 14 giorni non c'erano risposte sufficienti alle terapie per questa polmonite grave da influenza, hanno pensato, al di là delle linee guida che non prevedono il test per il coronavirus per un cittadino che non ha mai avuto rapporti con la Cina o con cittadini infetti, di fare il test. Il test ha detto sì, è coronavirus. Ma pensate quanti cittadini asintomatici ci possono essere che vengono contagiati, sviluppano autonomamente gli anticorpi senza ammalarsi e viene da rubricata questa partita. Senta Zaia, devo farle un'altra domanda. Si ammalano? Tra l'altro vedo già pronto l'assessore alla sanità della Lombardia Gallera, le chiedo ancora un momento di pazienza, stiamo arrivando anche da lei, assessore, e grazie molto di essere con noi. Presidente Zaia, la domanda è questa. Oggi c'è una polemica che riguarda la sua regione. Il biologo responsabile del laboratorio di Sanità di Padova, Andrea Crisanti, mette nero su bianco un'accusa molto precisa, cioè che gli è stato detto che non doveva fare subito i test a chi arrivava dalle zone a rischio, è stato bloccato dalla Direzione Generale della Sanità del Veneto. Mi spiega che sta succedendo su questa storia? Ma guardi, questi sono dibattiti interni al mondo scientifico e nostro del Veneto. Dico, prima noi abbiamo applicato, poi mi sono informato, ho letto anch'io i giornali, noi abbiamo applicato i protocolli previsti dall'OMS e dalle direttive del governo. Tant'è vero che anche il professor Crisanti non può che confermare questo. Dopodiché le dico che abbiamo fatto esattamente quello che hanno fatto tutte le regioni. E alla fine la invito anche, oltre a citare il professor Crisanti, di citare il suo predecessore, che è il professor Palù, che è un'eminenza grigia, è stato preside anche della facoltà di medicina, che è un virologo riconosciuto a livello internazionale, adesso insegna addirittura negli Stati Uniti, che oggi ha detto che è assolutamente inutile applicare quel modello che proponeva il professor Crisanti. Ma questi sono dibattiti che fanno nel mondo scientifico, e guardi, mi perdoni, abbiamo letto di tutto questi giorni. No, ma la domanda di fondo, ha ragione lei, io sono d'accordo con lei, è inutile. La cosa, la domanda però di fondo è, bisogna fare i test a tutti quelli che tornano dalla Cina? È questa la corretta prassi? Guardi, no, noi dobbiamo appellarci e seguire le linee guida, il fai da te non serve. Okay. Se è vero che ci sono persone deputate a stabilire le linee guida, sono tutti fior fior di professori universitari, di scienziati, ci adeguiamo all'Istituto Superiore della Sanità, ci adeguiamo a quello che dice lo Spallanzani, a quello che dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Detto questo, mi permette di dire una cosa, che al di là delle linee guida, in Veneto si è deciso da qualche giorno di fare il test solo, e questo è fuori dalle linee guida, nei pazienti che arrivano in ospedale e che vengono ricoverati per influenza, più che altro per capire se hanno un'influenza o se è sintomo influenzale dal coronavirus. Grazie Presidente Zaia. Però Zaia, mi perdoni una cosa solo. E poi, oltre a ringraziarla, perché questo è il servizio pubblico fatto bene, perché noi abbiamo bisogno di questo servizio pubblico, nel senso che lo fa per il pubblico. E volevo solo ringraziare i 54.000 dipendenti della Sanità del Veneto che mettono a rischio la salute e stanno tenendo aperti 68 ospedali. Ha ragione, grazie. Noi ringraziamo tutto il sistema sanitario italiano, che si sta comportando benissimo, come sempre, quando c'è un'emergenza. Certo. Grazie Presidente Zaia. A proposito di suo segretario della Sanità, il professor Rezza è con noi, quindi lo chiedo subito a lui la domanda che ho fatto a Luca Zaia. Grazie professore di essere rimasto. Mi dice, i test a chi vanno fatti, professore? Ma mi sembra corretto quello che ha detto il governatore Zaia. Dobbiamo capire, soprattutto nelle persone che hanno dei sintomi simili influenzali, anche lievi, se sono positive o meno. È inutile fare test in giro a casaccio. Oltretutto, ormai il problema non è tanto più quello delle persone che possono venire da aree a rischio, in quanto il problema ce lo troviamo in questo momento dentro casa, perché il virus sta circolando in un'ampia zona dell'Odigiano e con questi, dopo grappoli di casi, in Veneto. Purtroppo la globalizzazione, per un epidemiologo, io non parlo, magari a chi si occupa di finanza piace molto, ma per un epidemiologo si vede quanto si abbia delle conseguenze
anche devastanti, perché un microbo, un virus ormai arriva da una parte all'altra del mondo nel giro di pochissime ore, si può fare pochissimo per arrestarlo. Professore, posso fare una domanda di fondo? Se una persona... Secondo lei, certo, riusciremo a bloccare il virus nelle zone che abbiamo considerato zona rossa e che abbiamo chiuso, o è fatale che il virus arrivi nel resto d'Italia, a suo parere? Allora, non abbiamo certezze, ma non dobbiamo abbandonarci al fatalismo. Bisogna cercare di arginare la diffusione del virus con ogni metodo. Quindi che vengano i cordoni sanitari, la quarantena, il distanziamento sociale soprattutto. Le persone devono essere distanziate l'una dall'altra, perché il virus si trasmette per contagio, soprattutto ravvicinato. Quindi distanziare le persone è l'unico modo per non fare circolare il virus rapidamente. Naturalmente questo non ci assicura che il focolaio possa essere circoscritto. Abbiamo visto che in Cina alla fin fine ci sono riusciti in qualche modo a circoscrivere i focolai, ma dopo altri focolai possono comparire qua e là in giro per il mondo, come potrebbero comparire anche in giro per l'Italia. L'importante è che ogni volta che vengono identificati, quanto durerà questa emergenza, a suo parere, professore? A cosa vengano immediatamente circoscritti. Nessuno di noi è un indovino, quindi non possiamo fare delle previsioni a lungo termine. Naturalmente in questo momento bisogna concentrarsi sui focolai attualmente esistenti. La Lombardia, ad esempio, anche sta facendo un lavoro incredibile. Due dei miei collaboratori sono andati in Lombardia questi giorni, sono rimasti impressionati dall'efficienza della risposta che si sta mettendo in piedi. Chiaramente questo non assicura un risultato in termini di contenimento, però può dare i suoi frutti. Quello che bisogna fare è rallentare comunque la circolazione del virus per non caricare le strutture sanitarie. Perché infatti, una patologia che può essere letale nell'1-2% dei casi, soprattutto delle persone fragili, il problema crea un grosso problema se i casi sono tantissimi. Esatto, il tema è quanti si contagiano, perché il 2% di 100, quindi il punto è che bisogna fare una lotta continua contro questo virus. Di un milione e tutt'altro, questo lo capiamo, diciamo, col comune buonsenso. È tutto là, naturalmente. Voglio arrivare all'assessore Gallera, collegato con noi da Milano con Giulia Guerri. Lo ringrazio, grazie assessore, grazie per essere con noi. Ha appena detto il professor Rezza che vi state comportando in maniera esemplare e ineccepibile, però mi aggiorni prima di qual è la situazione al momento, qual è l'aggiornamento sui contagi e sul resto. Sì, buongiorno a tutti. A oggi, a questo momento, siamo a 167 positivi. Di questi circa il 10% sono nella situazione più critica e il 50% invece sono al proprio domicilio perché sono asintomatici. Questo a sottolineare che è un virus che ha una forte contagiosità, cioè si propaga velocemente, ma il livello di virulenza e quindi di mortalità è estremamente basso. È vero che abbiamo avuto anche noi questa mattina presto il terzo decesso in regione Lombardia, ma anche in questo caso, come negli altri due, sono pazienti anziani, questa addirittura una persona di 84 anni con grandi patologie, quindi con un quadro clinico molto compromesso, e questo tipo di polmonite è l'elemento, allora, diciamo, assessore, che perché si questo aggiunge... secondo me è un messaggio molto importante da far passare, che ho anche avuto aiuto al professor Rezza, cioè è un virus. Io mi ricordo che 10 giorni fa Ilaria Capua in questo studio disse: il problema non sarà una prospettiva, diciamo, di pandemia con tantissimi morti, ma una prospettiva di pandemia che manda in tilt i sistemi sanitari, perché il vero problema è la quantità di contagi. Invece sul tema della mortalità, al momento sono morte delle persone che avevano già situazioni fisiche molto complicate. Questo è importante da dire, ci si può ammalare e si può guarire, anzi nella maggioranza dei casi è esattamente così. Professor Rezza, mi aiuta su questo a far passare un messaggio preciso, perché credo che le persone a casa ne abbiano davvero bisogno.
Certo, guardi, nella stragrande maggioranza dei casi la malattia decorre in maniera lieve o addirittura senza sintomi. I casi critici sono una piccola percentuale dei casi. Quindi da questo punto di vista anche fare il conto dei guariti non ha senso, perché la stragrande maggioranza, più del 99%, probabilmente guarisce. Il problema è, come diceva anche l'assessore, come dicevate voi prima nello studio, se si fanno tantissimi casi, siccome non possiamo proteggere soprattutto le persone più fragili con un vaccino, come facciamo invece per l'influenza, allora facendo tanti casi aumenta anche il numero dei casi gravi e dei casi critici, soprattutto nelle persone fragili. Questi hanno bisogno magari di una terapia di supporto, anche rianimazione, si riempiono le rianimazioni e non sappiamo come curarle. Professore, questo scusi, ma nel resto d'Europa assolutamente stanno sbagliando loro, perché noi ci chiediamo tutti, io per esempio ho un figlio che studia in Inghilterra, ci chiediamo tutti, ma come mai da noi i casi di contagio sono tanti e vengono scoperti in continuazione, e negli altri paesi, in paesi per esempio che i primi casi sono arrivati prima che da noi, il contagio non c'è? Cioè, qual è la differenza? Abbiamo sbagliato qualcosa inizialmente o sbagliano adesso qualcosa loro nell'individuazione del virus? Guardi, noi ci siamo chiesti ieri, l'altro ieri, dov'è che l'Italia ha sbagliato, se ha sbagliato. I provvedimenti che sono stati messi in atto non sono diversi da quelli degli altri paesi, a parte il blocco dei voli che l'Italia ha fatto, altri paesi non hanno fatto. Da questo punto di vista l'Europa non ha dato una risposta unitaria. Per il resto nessun paese per esempio ha fatto la quarantena delle persone che arrivavano. In un primo momento l'Italia non aveva previsto la quarantena, diciamo l'isolamento fiduciario dopo domiciliare, neanche dei bambini. Dopodiché, dietro richiesta dei governatori del nord, il ministro della sanità ha accolto questa richiesta, che mi sembrava assolutamente non fosse né strumentale né razzista, ma fosse una... L'abbiamo detto fin dal primo giorno, anche a noi sembrava una richiesta di buonsenso. Sì, altrimenti oggi chi è da Ischia dice non vogliamo i Lombardi e Veneti dovrebbe essere etichettato come razzista, ma la gente è preoccupata, bisogna distinguere la preoccupazione dal razzismo, non bisogna essere sempre politicamente corretti ad ogni costo, questo lo dobbiamo pure dire, insomma. Io siamo capisco d'accordo. La preoccupazione della gente, dopodiché questo non deve dar luogo ad episodi di razzismo, è chiaro, ma che ci mettiamo a menare ai cinesi piuttosto che ai lodigiani, ma è una cretineria, è chiaro. Allora, no? Io ho un'ultima domanda può essere questo, per l'assessore Gallera, che poi lo devo liberare. Ma la preoccupazione assolutamente no. Assessore, se una persona si sente male, che deve fare? Sì. Cioè, qual è la corretta reazione, procedura? Bisogna chiamare un numero, bisogna chiedere di fare un tampone, bisogna evitare di andare al pronto soccorso. Ci dica delle cose concrete. Certo. Bisogna assolutamente evitare di andare al pronto soccorso, bisogna chiamare l'112 e evidenziare il proprio stato di salute, magari se si è avuto un contatto, voglio dire, con le realtà o dell'Odigiano o con qualcuno che è stato in Cina o magari comunque con qualcuna delle aree dove stanno sorgendo delle positività al coronavirus. Viene direttamente un'autoambulanza e porta questa persona con un fast track in un reparto di infettivologia a fare il tampone. Questa è la procedura. Al limite chiamate assessore, il vostro medico di medicina generale, che al telefono vi darà un consulto. I tamponi ci sono, perché ieri un sindaco di un piccolo comune ha detto che non c'erano i tamponi. Ci rassicura sul tema? I tamponi ci sono, chiaramente stanno scarseggiando, ma ci sono. Abbiamo cambiato la procedura perché non ha più senso pensare di fare il tampone a tutti. Inizialmente, quando i casi erano pochi e c'era la necessità di tracciare il percorso della diffusione del virus, facevamo i tamponi a tutti i contatti diretti. Oggi la strategia è: i contatti diretti vengono messi in isolamento al proprio domicilio, controllati dall'ATS che verifica lo stato di la febbre, quindi lo stato febbrile, due volte al giorno, e solo in caso di presenza di febbre anche minima viene prelevata la persona e fatto il tampone. Quindi è cambiata la procedura, okay. Il sindaco è stata data forse questo tipo di informazione che ha interpretato male. Diamo un messaggio che c'è tutto e stiamo approvvigionando. Perfetto. Con quello che evidentemente scarseggia. Grazie assessore, state vedendo i numeri dell'emergenza.
INPS, Ministero della Salute, nonché Regione Lombardia e Regione Veneto. Segnatevi, sono numeri molto importanti. Io saluto anche il professor Rezza, che so che deve andare via. La ringrazio moltissimo di essere rimasto con noi, professore. Noi a breve ci ricollegheremo anche con la Protezione Civile, perché lì c'è una riunione in corso, dobbiamo capire esattamente cosa sta accadendo, ma entro in studio, devo presentare i miei ospiti e mi scuso moltissimo dell'attesa, ma era importante partire con le notizie. Tanto fate, Gerardo Galego fa il mio stesso mestiere, mi capisce bene. Buongiorno, buongiorno, ben trovato Gerardo. Gennaro Migliore, Italia Viva, ma oggi qui in primis come cittadino, e Antonella Boralevi, giornalista e scrittrice, la ringrazio di essere qui, peraltro vive a Milano, Antonella. Gerardo. Allora, intanto è un po' la strada del fallimento, anche nostro, perché noi per un mese almeno abbiamo allertato, come dire, la gente che ci seguiva, quindi sapevamo che cosa stava arrivando, vedevamo Wuhan, vedevamo la provincia dello Hubei, oggi Codogno è provincia dello Hubei, primo punto. Secondo punto, certamente il senso è, alla fine di tutto, quanti posti in rianimazione ci sono in Italia, perché visto che abbiamo, come dire, visto raddoppiare ogni giorno più o meno il numero dei contagiati, bisogna capire a quale livello il sistema non risponde più, perché fino a che noi abbiamo posti in rianimazione per chi ha grandissimi problemi respiratori, quindi polmoniti arrivati sui casi, io ho detto un prudenziale oltre 200, aspettiamo i dati ufficiali della Protezione Civile che arrivano come di consueto con la conferenza stampa. Adesso sono 170, mi sembra, 160-170. Siamo abituati a vedere una progressione, bisogna capire fino a quando il sistema regge, fino a quando, cioè, non entra in crisi su scala nazionale. Il l'altro problema del sistema. Esatto, qual è il punto di rottura? L'altra questione che secondo me è rilevante e mi sembra che l'abbiamo tutti presente oggi è quella mappa dell'Europa con il, come dire, l'Italia in rosso e tutti gli altri paesi invece che felicemente parlano di altro, parlano delle polemiche tra Italia Viva e il Partito Democratico, che bei tempi, e invece non si capisce come, ecco, questa mappa qui non si capisce come sia possibile. Sinceramente non si capisce come noi si sia adesso a 210 o quanti sono, o in Gran Bretagna 9 o in Spagna 2. Io non credo alla sfortuna e non credo neanche che abbiamo sbagliato. Io poi vi dico una cosa, perché l'ho vissuta questa storia tutta in diretta giorno dopo giorno, questa storia del blocco dei voli, col brava, fatto che invece le persone potessero arrivare facendo scalo altrove, secondo me ci ha tolto capacità di controllo. Ma non hanno fatto cose diverse gli altri, nel senso che non hanno bloccato i voli, ma non è che facessero dei controlli così oppressivi in Francia o in Gran Bretagna. Hanno fatto esattamente quello che abbiamo fatto noi. Io credo, e mi sento oggi un po' più sicuro, ti dico la verità, paradossalmente, che non se vivessi in Spagna, credo che da noi ci sia stato un accanimento giusto, un accanimento terapeutico giusto, e tutto sommato mi sento di fidarmi facciamo di un i test, sistema. Gli altri non li fanno, li facciamo, ne facciamo molti idea di più, ne facciamo 2000, invece che quelli ne fanno 20. Antonella, no, poi devo sentire volevo Migliore, devo dire, tornare ad Alessandro Sallusti. Intanto che appunto io vivo a Milano e vi assicuro che fino a domenica mattina a Milano c'erano assembramenti dovunque, perché c'era la settimana della moda che nessuno aveva fermato, i ristoranti pieni, le strade piene, lo scambio. Quindi diciamo che le misure che abbiamo preso sono arrivate a mio parere tardi. Anch'io ho figli che vivono all'estero. E su questo è un fallimento dei giornali, cioè non siamo riusciti ma a far passare. La mia idea è questa, non per caso il primo focolaio, cioè stiamo parlando dell'area metropolitana di Milano, non stiamo parlando di paesini. Cioè parliamo del posto dove si fa un terzo siamo del PIL italiano. Siamo nei supermercati, impressionante. Queste sono scene che sinceramente non ricordo, forse non ma devo... vedi, io Chernobyl penso proprio su questo, noi ci dobbiamo abituare a capire che il coronavirus ci sfida sui fondamenti del nostro vivere quotidiano. Cioè ci obbliga a modificare il nostro stile di vita, a capire che le cose possono cambiare. Allora, così come la quarantena è stata vista, ma persino ancora adesso qualcuno stamattina lo scriveva, come una cosa da demonizzare, la quarantena è una cosa di buon senso, non ha nulla a che fare con la limitazione della libertà personale. E così io credo che queste misure che sono state prese non solo sono necessarie, ma ci devono rassicurare. Sì, esatto. Cioè, il fatto che ci siano vuol dire che possiamo essere più tranquilli.
Ti dirò di più, devono essere più strette, perché tu hai dato all'inizio la notizia dei due ragazzi di Nettuno che erano stati a Codogno. Beh, due che erano stati a Codogno, anche se magari sono andati via prima che venisse bloccata la cosa, dovrebbero ripensarci. Ci sono anche un gruppo di muratori siciliani, mi è appena arrivata un'agenzia, quattro muratori siciliani che rientrano da Voe Euganeo, dove facevano dei lavori come muratori e si sono stati messi in bisogna quarantena. Avere il coraggio di dire che la quarantena volontario è una cosa di buon senso, la quarantena migliore è l'unica cosa che ci difende, c'è poco da fare. Ma io vorrei innanzitutto fare dei sinceri complimenti a Zaia per il suo intervento e per come sta affrontando la questione, perché anche in Lombardia, diciamo, il punto che emerge da questa vicenda è che chi ha senso dello Stato e senso di responsabilità si sta ponendo il problema di come affrontare le questioni. Io, diciamo, sarei stato volentieri zitto anche tutto il resto della trasmissione, perché l'ascolto degli esperti e anche le notizie che vengono, a mio giudizio, sono le cose più importanti. Sì, infatti sento, sì. Ringrazio anche coloro i quali stanno facendo una corretta informazione. Anche Sallusti, quando chiude con "io mi fido", mi trova completamente d'accordo, perché in questo momento non dobbiamo sovrapporre ad una espansione di un virus patologico anche quello del virus del panico. È evidente che le misure che sono state adottate, io l'avevo detto anche all'inizio quando c'erano state un po' di levate di scudi contro i governatori del nord, erano misure prudenziali, certo. Anche perché io mi fido in generale, per mia formazione e per mia cultura, degli scienziati, quindi quando c'è da attuare un principio di precauzione, io penso che sia sempre meglio fare. Sì, ma sono stati presi troppo tardi. Scusi, no, scusa, voglio dire solo questo. Io scrivo del coronavirus dal 1° di gennaio. Il 21 gennaio, quando il premier Conte ci diceva che era tutto bellissimo, è esattamente il giorno in cui il manager tornava dalla Cina è tornato tranquillamente. Io sono per evitare questo tipo di polemiche, perché noi siamo entrati in una vicenda. Perché io credo che le polemiche sono polemiche, queste sono dati di fatto, la borsa è a meno 4,75, perché adesso dobbiamo anche parlare di questo, perché questo è un grande tema per il nostro paese. C'è solo una questione che voglio dire, che cioè quando noi ci troviamo di fronte ad una così evidente difformità di dati per quanto riguarda gli screening, è solamente, secondo me, legato a come si fanno i controlli. Io spero che, diciamo, la letalità di questo virus non sia alta come si immaginava. Però quando io vedo il rapporto percentuale, in Francia, se non mi sbaglio, 9 casi, 1 morto, significa che 1 su 9 è una cosa altissima quella. Attenzione, questo vuol dire, siccome le statistiche... Allora, scusatemi, il sindaco di Codogno, che succede? Perché fa quella faccia il sindaco di Codogno? Salve, ben trovato, benvenuto, Francesco Passerini. La ringrazio di essere con noi. Che c'aveva? Perché era... non era d'accordo? Giusto, non è che 9 casi, 1 decesso, dipende anche quel decesso lì, perché tutti i decessi erano con patologie già pregresse. Sì, di una sì, certa sì, gravità. Ma io questo sto dicendo, No, mi scusi, forse non ha seguito, stavo facendo i complimenti agli enti locali, alla Lombardia, e come sta già. Però il fatto che concordo con il governatore Zaia, qua in Lombardia e Veneto si stanno cercando anche persone che non hanno alcun tipo di sintomo. Esatto, ma quello che ho detto io, quello che ho detto io, solo per capire. Esatto, quindi è penso normale e logico che sicuramente vengano trovati altri casi, ma penso che sia giusto e corretto, non sottovalutando niente. Allora, adesso ci racconta anche di come cosa succede a Codogno. Sindaco, ancora un momento, pubblicità, poi torno da Alessandro Sallusti perché voglio sentire qualche commento su tutte le cose che abbiamo messo in campo. Pubblicità, fra pochissimo siamo di nuovo con voi. Protezione civile. Ludovica, che succede?
Sì, Mirta, volevo dirti che il ministro degli esteri Di Maio ha annullato la sua missione a Salonicco, che era prevista per oggi, ed è anche lui qui in protezione civile. C'è una riunione politica in corso alla quale prendono parte Speranza, Di Maio, il presidente Conte e anche Borrelli, e poi dall'altro lato invece una riunione più operativa sugli aspetti pratici. A minuti inizierà la conferenza stampa, non è ancora ufficiale se parleranno o meno anche Conte e Di Maio, però non è neanche smentito, quindi a minuti capiremo chi verrà qui a darci ulteriori notizie. Di sicuro Borrelli, con l'aggiornamento dei dati sui contagiati. Allora, credo che sta capitando qualcosa di serio, perché è una riunione del tutto inusuale quella che di cui stiamo parlando. Aspettiamo a breve la conferenza stampa. Nel frattempo mi arriva anche un comunicato dalla Lega. Matteo Salvini oggi, a causa dell'emergenza in corso per la diffusione del coronavirus, ha annullato tutti gli impegni previsti a Roncadelle, a Lecco, e quindi annullati e rinvia la data da destinarsi. Mi pare che tutto va nella stessa direzione. Alessandro Sallusti, insomma, mi pare che sta succedendo qualcosa di grosso stamattina, ho questa sensazione, che ne pensi? Sì, io penso che sia riduttivo e pericoloso dire, ma insomma, tutto sto casino perché quattro anziani che muoiono e 200 persone che hanno la polmonite, quando ogni giorno muoiono centinaia di anziani e migliaia di persone che prendono la polmonite. Io dico sì. Sì, perché ce lo dice la scienza, sì perché ce lo dice la nostra classe dirigente di scienziati, di tecnici, di esperti, che sono, attenzione, un'eccellenza a livello mondiale. Questo è un paese di inaffidabili e pasticcioni della normalità, ma è un paese straordinariamente eccellente nell'emergenza. Quando succedono casini in giro per il mondo, i nostri scienziati, i nostri tecnici vengono chiamati a risolvere i problemi degli altri. E noi siamo, credo, sarò brevissimo, nella situazione, il paese è una grande diga dove c'è un forellino e uno dice, ma per quattro gocce stiamo lì a fare tutta sta roba. I tecnici ci dicono, attenzione, se non svuotiamo la diga e tappiamo il forellino diventerà un buco, il buco diventerà una crepa, la crepa una voragine e verrà giù tutto. Per cui mettiamoci il cuore in pace, io parlo per la Lombardia, ma credo che sia così in tutta Italia, Sala, sindaco di Milano, e Fontana, governatore della Lombardia, uno di sinistra e uno di destra, si stanno comportando da giganti e hanno la fiducia di tutti, lasciamoli lavorare, stiamo tranquilli che ci porteranno fuori da sto casino. Alessandro, tu pensi che quindi anche le accuse di ieri sera di Salvini siano esagerate e infondate? Credi che non è il momento in cui bisogna fare distinguo, chiedere passi indietro al Premier o robe del genere? No, io credo che se siamo in questa situazione è perché nelle settimane, nei mesi scorsi qualcuno ha sbagliato. Ma quando succede un terremoto e cadono le case, e evidentemente qualcuno le ha costruite male, si va a salvare la gente, si va a tirar fuori i morti, si va a stabilizzare la situazione, poi dopo si dice scusate, ma perché avete costruito quella casa dove non potevate costruirla? Ma oggi io credo che tutta la classe dirigente... Non è il momento delle polemiche questo. Mi sembra assolutamente all'altezza della situazione. Sindaco di Codogno, volevo sentire però. Allora, sindaco, sono 36 ore che lei e la sua comunità vivete in isolamento. Qual è la difficoltà maggiore che state affrontando? Tra l'altro mi dicono che lei ha dei guanti di lattice. Me li fa vedere? Ecco. Presente. Ecco, presente. Perché? Anche la mascherina. Anche la mascherina, ok. Perché giustamente noi dobbiamo girare, certo. E quindi bisogna, anche noi diamo il buon esempio per usare quelli che sono, soprattutto nel contatto con le persone, i metodi di prima tutela, ecco. Ok, cosa vuol dire vivere in isolamento? Mi spiega quali sono le difficoltà maggiori? Beh, sicuramente quelle che sono state, innanzitutto è stato verificare come il governo volesse applicare questi blocchi, perché sicuramente ci sono state delle ore ieri di buco che hanno un pochettino magari fatto agitare le persone, però detto questo la popolazione ha capito. Che vuol dire ore di buco? Non ho capito bene. Perché tra la conferenza stampa e poi la pubblicazione del decreto legge sono passate quasi 20 ore e quindi chiaramente in quelle 20 ore lì c'è stato un pochettino di
interrogativi. Diciamo che in questi momenti la tempestività è tutta. Però, a proposito dell'immagine usata da Alessandro Sallusti del forellino, basta poco, se fuoriesce qualcosa poi non lo prendi più, questo è un po' il tema. No, è chiaro, chiarissimo. Detto questo, comunque già dalla giornata di sabato, che già che c'era in vigore, è entrata in vigore l'ordinanza Fontana a Speranza, tanti nostri concittadini hanno rispettato autonomamente senza la necessità del blocco. Chiaramente scusi, che sono approvvigionamenti come siete messi, sindaco? No, gli approvvigionamenti stanno arrivando, quantomeno quella che è la disponibilità dei supermercati sono aperte, le farmacie sono aperte, chiaramente stanno anche gli stessi supermercati, si stanno organizzando per riuscire a dare una fornitura continua e soprattutto completa su tutti quelli che sono i beni di prima necessità. Ok, noi stiamo vedendo tutto questo, diciamo, le immagini di questa mattina dei supermercati con le file, qui guardate c'era un supermercato poco avanti che era praticamente vuoto ma aperto, quindi questo è un dato che le voglio dare. Vuoto proprio ma aperto, 50 metri avanti probabilmente, diciamo, che stanno in fila questa cosa ormai lo diciamo, anche perché io continuo a pensare che in queste ore il nostro comportamento individuale conta molto. Credo che dobbiamo essere tutti molto responsabili, credo che dobbiamo fare anche le piccole cose che ci hanno chiesto di fare, lavarsi le mani in continuazione, essere prudenti, non andare in posti affollati, non uscire se abbiamo anche soltanto uno starnuto, un colpo di tosse, cioè ogni ognuno può fare il suo, io penso davvero questo. Rimbocchiamoci le maniche e proviamo a fare ognuno il proprio dovere di cittadino. Antonella. Vedi, hai detto proprio la cosa giusta, ma perché ciascuno di noi ci creda, nel senso che protegge se stesso e proteggendo se stesso protegge anche gli altri, serve un'assunzione precisa di responsabilità dalla istituzione. Cioè, io credo che Sala e Fontana abbiano assunto delle responsabilità, hanno preso un grande rischio, ma hanno preso delle decisioni, cioè hanno fatto i leader. Quello che il governo non ha fatto, perché il paese si deve riconoscere. Guarda, il sindaco quando diceva ci hanno messo 20 ore, prima hanno parlato, tra l'altro i politici cosa fanno? Mi scusi, è migliore perché l'ha fatta anche lei. Quando tu li interroghi sul coronavirus, la prima cosa che fanno, circa i 2/3 della loro risposta, sono i ringraziamenti. Ecco, secondo me... Nel caso me, di Migliore ha fatto invece una cosa un po' diversa, ha ringraziato un avversario politico, che è una cosa un po' più particolare. Va bene, in d'accordo, Italia. Però in generale qui non è questione di ringraziare e di lodarsi, come ha fatto Conte nel suo discorso l'altro ieri. Allora, io devo si andare a pubblicità, rimani là, delle Antonella, scusatemi. Tu hai tempi strettissimi, Alessandro, rimani ancora 5 minuti con me? Devo andare in riunione. Vai a lavorare, va bene. Se più tardi ti vuoi riaffacciare, io sono qua ad oltranza, caro il mio Alessandro. Pubblicità, torniamo subito. Qua nuovi ospiti sono raggiunti, siamo in collegamento con la Protezione Civile in attesa della conferenza stampa molto importante, perché è una riunione abbastanza inaspettata, in attesa quella di stamattina, così vasta, con tante partecipazioni dal Premier al Ministro degli Esteri. Però adesso le aggiornamenti del telegiornale. Caterina Bizzarri, buongiorno, ben trovata, che notizie abbiamo? Buongiorno Mirta, dunque gran parte del nostro telegiornale delle 13.30 sarà dedicato agli effetti del coronavirus, avremo collegamenti dalla Lombardia e del Veneto, naturalmente seguiremo gli aggiornamenti dalla Protezione Civile, c'è una quarta vittima, si tratta di un anziano di 84 anni di Bergamo che era stato ricoverato per patologie pregresse, oltre 200 il numero dei contagiati, questo è l'ultimo bilancio, tra poco appunto come dicevi ci sarà la conferenza stampa della Protezione Civile e poi molte regioni tipo la Basilicata sta chiedendo delle misure restrittive, vedremo, si parlerà anche di questo, mentre la Farnesina sta seguendo il caso di un aereo all'Italia con 300 passeggeri che è stato bloccato alle Mauritius, sbarcano soltanto i passeggeri che non arrivano dalle regioni che sono in questo momento al centro del focolaio, cioè Lombardia e Veneto, e si tratta
tratta di 70 passeggeri. Poi ci sono gli effetti del coronavirus sui mercati finanziari, con ormai l'Italia considerata l'epicentro della diffusione. Piazza Affari è a meno 4,4%, la borsa di Milano poi ha contagiato altri listini come Francoforte, Parigi e Londra, tutti con il segno negativo. Per quanto riguarda le altre notizie, parleremo delle elezioni ad Amburgo in Germania, importanti perché per la prima volta entra l'ultradestra nel Parlamento regionale. L'SPD si conferma il primo partito, ma soprattutto crolla la CDU della Merkel e il partito sta organizzando un congresso ad aprile e a maggio e raddoppiano i Verdi. Per il momento è tutto, a te Mirta. Allora, grazie Caterina, ci vediamo più tardi. Noi siamo in attesa che inizi la conferenza stampa alla Protezione Civile. Mi voglio anche ricollegare con Milluzzi ai confini della zona rossa, ma prima vi faccio vedere. Si è fatto un giro ieri Milluzzi in quelle zone. È importante capire, insomma, qual è il clima, cosa succede. Queste immagini parlano da sole, guardate. Si è diffuso da qua, dall'Odigiano, il coronavirus in Italia. Casal Pusterlengo, Codogno, Somaglia, sono 10 i comuni da oggi pomeriggio posti sotto isolamento. 500 uomini delle forze dell'ordine ai posti di blocco. 50.000 le persone che non possono né entrare né uscire. Quei palazzi sono i primi di Casal Pusterlengo, dietro ancora c'è Codogno. Questo qua, sulla rotonda, è il primo posto di blocco. Ci troviamo esattamente sul confine della zona rossa. Disastro, disastro. Il problema è che non può accedere. E io come faccio a lavorare? Non potendo lasciare la... Signora, guardi, io questo non glielo so dire. La polizia sta chiedendo dove abita. Se entra, non può uscire più. Se entra... C'è il blocco. Non può uscire più, c'è il blocco. Questa è la comunicazione. Il problema è quello, che non c'è... comunicazione, non sappiamo le cose, non sappiamo cosa succederà. Ecco la seconda ambulanza in pochi minuti che entra a Casal Pusterlengo, anche loro con la tuta protettiva. A pochissimi metri dal posto di blocco, appena fuori dalla zona rossa, uno dei pochissimi supermercati ancora aperti. Sto girando da mezz'ora per prendere qualcosa da mangiare. C'è chiuso dappertutto. Quanto pensate di dover stare fermi, chiusi in casa? Hanno detto per ora 15 giorni a partire da ieri, il comune di Somaglia. Avete paura? Un po' sì. Conto fino a 20, 20 clienti, 3, 4. Si entra 20 alla volta, la merce è rimasta poca, il cibo è poco. No, frutta e carne cioè sono finiti, cioè poco, proprio pochissimo. E faranno rifornimento, penso, in questi giorni. Ci siamo arrangiati un po' con quello che c'era. Ma cosa ha comprato? Acqua, quello, tutte le cose. Sei di Codogno? Sì. Com'è la situazione in paese? Deserta. No. 18:37, è arrivata la firma del presidente Mattarella sul decreto per l'emergenza del coronavirus. Scusate, rientriamo, sta cominciando la conferenza stampa, il capo della protezione civile Borrelli, sentiamolo in diretta. Abbiamo 5 deceduti, si è aggiunta in questi, da pochissimo, un decesso in Lombardia, si tratta di una persona adulta, di un maschio di 88 anni, di Caselle Landi. Il dato quindi, come ho detto prima, sono 219 contagiati, 5 deceduti e un guarito. I dati relativamente alla regione Lombardia sono in totale 167, 163 sono i positivi e 4 i deceduti. Il Veneto ha 26 casi in totale, 27 scusate, con un deceduto, finiamo quindi tutto. 26 sono i positivi attuali. La regione Emilia-Romagna ha 18 contagiati, la regione Piemonte attualmente ha 4 contagiati, 2 casi sono stati esclusi e a seguito di ripetute analisi sono risultati negativi. La regione Lazio ha in totale
tre positivi, di cui uno dimesso e due sempre la coppia dei cinesi che sono ricoverati all'ospedale Spallanzani. Quindi quelli di in totale dei 213 casi positivi, che non sono né deceduti né guariti, abbiamo 99 sono ricoverati con sintomi negli ospedali, 23 che si aggiungono ai 99 sono in terapia intensiva, 91 sono in isolamento domiciliare, quindi non hanno particolari esigenze di cure da essere ricoverati. Questi sono i dati che abbiamo disponibili. Adesso se volete due o tre domande, non di più perché sono impegnato in una riunione con il Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi se volete non più di tre, quindi... C'era anche di là uno, Piero si era prenotato poi di là. Sì, una domanda, i focolai sono ancora gli stessi due o ci sono casi correlati? Confermo che i focolai sono ancora quelli, ci vengono date indicazioni che i focolai siano ancora quelli. Non è confermato, ho letto anche io una notizia di stampa in cui sembrerebbe essere stato individuato un collegamento tra il focolaio del Lodigiano e il focolaio del Padovano, ma io non ho conferma dalle strutture regionali competenti di questa cosa. Ecco, una domanda dalla stampa estera. Italia ha chiuso i voli con Cina il 31 gennaio. Secondo lei gli altri paesi devono chiudere i voli che vengono in Italia? Tanti turisti devono non venire. Che cosa avete per consiglio per le persone all'estero che vogliono venire in Italia? Allora, premesso che non mi permetterei mai di dare consigli agli altri paesi, ma la mia opinione su questo tema è che in Italia si è cercato di arginare il virus, la diffusione del contagio con le misure maggiormente precauzionali. Abbiamo registrato due focolai nel nostro paese, siamo intervenuti con misure impegnative e pesanti e quindi riteniamo che nel nostro paese ci sia la sicurezza e si possa venire tranquillamente. La riunione con le domande. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, scusi, mi ripete la prima domanda che stavo pensando. I tempi di reazione secondo me sono stati i tempi tipici della protezione civile. Voglio ricordare che dal 20 di gennaio, giù di lì, il Ministro della Salute aveva organizzato una task force alla quale partecipava la protezione civile. Il 31 di gennaio è stato dichiarato lo stato d'emergenza, abbiamo adottato i provvedimenti, è stato nominato il commissario, siamo intervenuti con le misure di controllo ai porti e agli aeroporti. Abbiamo controllato più di 2 milioni e mezzo, oggi arriveremo quasi a 3 milioni di euro, secondo me, sulla base dei dati statistici di controlli effettuati. I controlli, come avete capito, sono utili, importanti, ma c'è un periodo di incubazione col quale bisogna fare i conti. Quello che è importante è che nel nostro Paese, nel momento in cui abbiamo registrato i primi casi, l'altra notte o qualche giorno fa, a mezzanotte di sera ci siamo attivati, il governo è prontamente intervenuto. In questo dipartimento, come vedete, siede il Presidente del Consiglio dei Ministri, siedono i ministri interessati, è stato fatto un Consiglio dei Ministri, c'è in atto un coordinamento del sistema di protezione civile che è quello che funziona. Anche voi avete letto in qualche dichiarazione di stampa che il modello di protezione civile è un modello nel quale tutti credono, non c'è distinzione, permettetemi di dirlo, anche di forze politiche.
Quello è il modello che è stato messo in piedi tanti anni fa ed è un modello che ancora risulta vincente nella nostra organizzazione dei soccorsi, perché è un modello che abbraccia tutto il nostro paese, mettendo insieme cittadini, comunità scientifica, amministrazione e opera a livello territoriale, quindi centri operativi comunali di coordinamento, a livello provinciale, centri di soccorso, coordinamento e soccorsi a livello provinciale e a livello nazionale, Comitato Operativo Nazionale della Protezione Civile. Tutte le risorse del Paese sono mobilitate anche secondo quelli che sono i vincoli di solidarietà tra i nostri territori e tra le nostre organizzazioni delle regioni. L'ultima domanda. Se può darci un attimo. Facciamo due ultime domande. Va bene. Microfoni questi sconosciuti. Allora, è proprio quello che ho detto io. C'è da più parti l'esigenza espressa dagli stessi governatori di avere una indicazione unitaria, provvedimenti adottati da singole regioni, da singoli comuni, non coordinati con il livello centrale, provocano un po' di confusione e potrei dire anche un po' di disorientamento nella popolazione o in chi ci vede e ci giudica anche dall'estero. Quindi il sistema di protezione civile è un sistema che funziona perché, permettetemi di dirlo, c'è una centralizzazione del comando e in questo caso il comando è in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri con la dichiarazione dello stato d'emergenza. Volevamo sapere se c'era un aggiornamento sui tamponi effettuati e sui responsi quindi ancora da ottenere, se può darci questo aggiornamento e anche un aggiornamento sulla riunione attualmente in corso con il Presidente del Consiglio. Se per... Allora, sui tamponi, i dati vengono aggiornati all'esito dei tamponi e delle prove, della doppia prova, quindi i dati che noi diamo sono i dati all'esito delle ultime prove disponibili. Per rispondere, prima c'era la domanda sui due coniugi di Nettuno. Io non ho avuto ancora riscontro di questo, il nostro coordinamento è questo. Quando ci si riferiva al discorso di avere un centro unico anche di informazione è fondamentale, lo ha detto il Presidente del Consiglio dei Ministri, l'hanno detto anche i Presidenti di Regione. I dati che sono importanti, che devono essere di dominio pubblico, che devono essere a vostra disposizione, devono arrivare da questo momento di confronto che quotidiano, anzi bigiornaliero, che faremo. Le altre informazioni di dettaglio arrivano dal territorio perché non possiamo scendere in un livello così capillare e non vogliamo scendere in questo livello. Per quanto riguarda la riunione, è in corso una riunione, non vi posso dire niente. Credo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, all'esito anche di questo di questi incontri, dirà qualcosa alla stampa uscendo o venendo qui, ma questo lo saprete a breve. Grazie a tutti. Allora, avete capito, aspettiamo che il Premier Conte esca, ci dia informazioni ulteriori. Abbiamo i dati in mano: 219 contagiati, 5 morti, 1 guarito. Questa è la situazione italiana. Abbiamo i collegamenti aperti dalla zona rossa, da Milano, dallo Spallanzani. Due coniugi di Nettuno sono allo Spallanzani. Qualche secondo e torniamo subitissimo. Scusare ancora una volta con tutti gli ospiti che ci hanno raggiunto stamattina qui in studio, è arrivato a trovarci Paolo Grandi, lo ringrazio, Gianfranco Tarsitani, a Milano è arrivata Alessandra Ghisleri ed è arrivato Massimo Caravaglia, però in questo momento comandano le notizie, quindi io vado subito a Milano perché a Milano con noi c'è Giuseppe De Filippis, direttore del Sacco, istituto Sacco, che per farvi capire a casa è lo Spallanzani milanese, cioè il più grande reparto di infettivologia della Lombardia. E quindi è il luogo da cui arrivano tutte le informazioni. Salve, grazie per essere con noi, direttore.
Buongiorno a tutti. Abbiamo appena ascoltato Borrelli che ha parlato di 5 morti, quindi c'è un nuovo morto rispetto a questa mattina. Allora, innanzitutto in regione ne abbiamo avuti 3 per il momento di morti, quindi i dati sono di 3 morti, 167 pazienti contagiati, risultati positivi al test e 69 ricoveri. Quindi questa è la situazione al momento, ovviamente è una situazione assolutamente dinamica che aggiorniamo di ora in ora. Scusi, ma al sacco è ricoverata anche la moglie del primo contagiato, il signore di Codogno, la signora incinta di 8 mesi? Allora, il sacco corrisponde allo Spranzani del centro nord, quindi i primi pazienti li abbiamo ricoverati noi al sacco, quindi la prima indicazione era stata che ricevevamo noi pazienti e adesso è stata attivata anche la rete delle malattie infettive e delle rianimazioni regionali, per cui stiamo man mano ricoverando non solo al sacco ma anche nelle altre strutture specializzate. Quindi i ricoverati in Lombardia sono di più, solo 67 sono al sacco, ce ne sono anche altri in altri reparti, in altri luoghi? No, io al sacco ne abbiamo ricoverati 13, tutti gli altri in questo momento sono distribuiti sulle varie strutture della regione, quindi nelle altre malattie infettive e nelle altre animazioni. Ma ci sono delle strutture ad hoc per separare... Il sacco in questo momento per ovvi motivi... Per separare questi malati dagli altri malati? Sì. Allora, sono ricoverati o nelle rianimazioni in isolamento, quelli che necessitano di una terapia intensiva legata a criticità respiratorie maggiori, o altrimenti in reparti di malattie infettive a pressione controllata, quindi a flussi delle camere respiratorie controllate, quindi in realtà proprio in strutture dedicate al trattamento di questi pazienti. Ma tra i ricoverati ci sono ricoverati sacco, molto gravi, ovviamente, persone in pericolo di vita tra i ricoverati al sacco? Se mi può rispondere, ovviamente. Allora, abbiamo al sacco 5, abbiamo al sacco 5 pazienti che in questo momento sono in terapia intensiva, quindi con complicazioni maggiori. Pensiamo ai pazienti, i primi 2 cinesi dello Spallanzani, per capirci. Quindi è un'evoluzione della patologia che abbiamo già visto sui colleghi dello Spallanzani, con momenti in cui la difficoltà respiratoria può essere maggiore e dei momenti in cui invece la situazione clinica migliora. Quindi, scusi, un'altra domanda la stessa importante. Situazione ce l'hanno gli altri. Le persone in terapia intensiva sono tutte persone anziane o con altre patologie? Guardi, in linea di massima sta colpendo maggiormente gli anziani e anche noi non ci differenziamo da questa tipologia di età, quindi la media è comunque su patologie per pazienti più anziani. Senta, mi faccio una cortesia, mi chiarisca questa polemica di cui ho letto sui giornali, perché è abbastanza importante capirla. Una dottoressa, direttrice del laboratorio del Sacco, la dottoressa Gismondo, ha detto che non è una pandemia ma un'influenza più seria. Ha avuto un dibattito molto acceso, molto polemico con il professor Burioni, che ha detto non è così, è una stupidaggine. Ci dice su questo una parola un po' definitiva? Cioè, stiamo parlando di un virus che si contagia un'altissima rapidità, che quindi crea dei problemi seri, ma che non è più pericoloso di un'influenza grave? Allora, non è il momento di stare sulle polemiche, è il momento in cui dobbiamo tutti quanti valutare cosa l'Istituto Superiore di Sanità, Ministero, OMS ci dice di fare, curare assolutamente bene i pazienti, ed è quello che stiamo facendo, e uscire da quello che è la polemica. Siamo in una fase di epidemia, abbiamo i focolai, li abbiamo studiati, abbiamo visto le condizioni cliniche, l'evoluzione clinica, ripeto, stiamo vedendo cos'era successo a Roma e da noi sta succedendo lo stesso, per cui siamo tutti concentrati sull'organizzazione, per cui avevamo già previsto e organizzato da essere pronti in caso fosse successo quello che sta succedendo. Stiamo passando a una fase 2 e concentrati a curare bene i pazienti, a valutare i contagi, uscendo da qualunque polemica di altro tipo. Va bene, la ringrazio, ci rivediamo molto presto, grazie al professor De Filippis. Io mi sposto da Milano, appunto, dal direttore del Sacco allo Spallanzani, che invece, come sapete, è l'ospedale che è a Roma, sta gestendo tutti i casi di coronavirus. C'è per noi Andrea Punzo. Che succede allo Spallanzani, Andrea?
Buongiorno Mirta, dunque io ho tra le mie mani l'ultimo bollettino medico, quello più aggiornato di tutti, e vediamo che i dati sono interessanti perché allo Spallanzani sono passati ad oggi 114 pazienti, di questi 75 sono risultati negativi al test, ce ne sono 39 che sono tuttora ricoverati e tra questi 39 ci sono i due ragazzi che vengono da Nettuno, due ragazzi che sono da qua allo Spallanzani da ieri mattina e che sono stati a Codogno nel momento in cui insomma c'è il coronavirus dilagava. Ma non sono sappiamo due se hanno qua, il virus. Noi abbiamo avuto la fortuna. No, no Mirta, non lo sappiamo ancora. Noi abbiamo avuto la fortuna di parlare col dottor Vaglia che ci ha detto lui è molto positivo in merito a questa cosa, però non si possono ancora esprimere. Oggi non sono scesi come al solito con il bollettino, hanno deciso di darcelo a noi direttamente, ma insomma più tardi potrebbero esserci delle novità. Però guarda, io ho visto il dottor Vaglia, gli ho parlato ed era molto positivo e ha cercato in tutti i modi di diffondere tranquillità e sicurezza. Positivo che siano negativi al test, sicurezza. Per capirci. Positivo sulla negatività. Esatto, esatto, sì, esatto, esatto. Insomma, lui, secondo lui andrà tutto bene, però insomma è ancora presto per definirlo, avremo degli aggiornamenti più là. Però insomma, okay, chiedimi la linea se hai cose da dirmi più tardi, Andrea. Invece Ludovica ha in mano il foglio definitivo che ha con sé la protezione civile e giornalisti con tutti i dati, giusto? Allora, come diceva Borrelli, si tratta di 219 casi confermati con 5 deceduti, quindi è in aumento sia il numero dei casi di contagio che una persona in più tra le persone decedute per il coronavirus. Si tratta di un 88enne, sempre un decesso in Lombardia. Posso elencarti chiaramente regione per regione. In Veneto, su un totale di 27 contagiati, c'è stato un deceduto. In Lombardia, 167 i contagi, 4 i deceduti. Il totale dei tamponi, peraltro, che era la domanda che avevamo fatto, su 1668 sono stati 1668 fino ad ora i tamponi effettuati. Questo tra l'altro è un dato importante perché si è parlato in questo giorno del fatto che l'Italia non sia banalmente non è il paese in cui si sta diffondendo di più il coronavirus, ma sia semplicemente il paese che più lo sta cercando, effettuando appunto maggiori tamponi rispetto agli altri paesi, mentre invece il Lazio ha ancora la coppia cinese, quella da cui tutto è partito, il primo caso appunto in Italia, e il caso invece del ragazzo guarito e dimesso, quindi il primo caso di guarigione dal coronavirus. Ok, rimani là, naturalmente avvertici appena la riunione sta finendo, avvertici quando esce Conte, Di Maio, Speranza, naturalmente è molto importante capire gli esiti di quella riunione. Nel frattempo Milluzzi lo faccio aspettare un attimo, voglio sapere una cosa da Paolo Graldi che ne ha viste tante nella sua lunga carriera. Questa cosa per cui in Italia ci sono tanti più casi che nel resto d'Europa. Abbiamo visto una cartina che è abbastanza impressionante. Solo 2 casi in Spagna, solo 9 in Gran Bretagna. Che spiegazione ti sei dato, Paolo? Capiremo se ha ragione il Presidente Conte, il quale dice il numero di casi scoperti deriva dalla intensità con la quale andiamo a fare le verifiche. Io volevo dire una cosa. Si stanno prendendo decisioni molto impegnative e la prospettiva andrà ad indurirsi perché è fatale, col passare dei giorni la situazione andrà a drammatizzarsi, un po' perché la gente non capirà che cosa sta succedendo, un po' perché la situazione della vivibilità quotidiana sarà grave. Quello che la classe politica deve fare oggi è quella di essere assolutamente credibile. Cioè, se si rompe in questa circostanza il rapporto fiduciario tra la popolazione e chi detta le regole che vanno osservate, è finita. E già abbiamo degli scricchiolii, perché nel momento in cui si dice abbiamo impedito il via vai degli aerei da e per la Cina, e poi però si recrimina il fatto che arrivavano da tutte le altre parti. Non c'è dubbio. Io penso che sia molto importante l'avvertimento di Paolo Graldi. Abbiamo bisogno di fidarci in questo momento. È l'unica chiave per affrontare questa emergenza. E a proposito di questo, prima di arrivare a Milano ad Alessandra Ghisleri e da Garavaglia, vi faccio vedere, perché invece ieri sera la polemica politica c'è stata. Matteo Salvini è in diretta qui sulla 7 da Massimo Giletti, ha detto questo, guardate.
Se qualcuno il mese scorso, invece di prendersela con Salvini, avesse messo in quarantena tutti coloro che rientravano dalla Cina, non staremmo vivendo i problemi che stiamo vivendo. Però se qualcuno, fino a venerdì, che è due giorni fa, qualcuno con responsabilità di governo dichiarava è tutto sotto controllo. Se qualcuno ha sbagliato sulla pelle dei cittadini italiani, qualcuno dovrà chiedere scusa. Allora, quel qualcuno era naturalmente il Premier Conte, che ieri sera, dopo pochi minuti, ha risposto punto su punto. Guardate. Ce l'abbiamo? No, è pronto. Allora mandiamo se ce l'abbiamo. Guardi, a me dispiace francamente che ci siano queste reazioni. Ieri abbiamo, durante il Consiglio dei Ministri, ho interrotto i lavori per informare anche le forze di opposizione. Ho parlato con Giorgia Meloni, poi ieri non sono riuscito a raggiungere Berlusconi, cortesemente oggi mi ha richiamato, ho avuto una conversazione anche molto cortese con lui. L'unico leader che non sono riuscito a raggiungere dell'opposizione è proprio Matteo Salvini. L'ho chiamato ieri a tutti i cellulari che avevo, gli ho mandato un messaggio. Non ha avuto risposta. Se avesse avuto la bontà di rispondermi, gli avrei spiegato come e perché misure più severe non erano perseguibili e sostenibili. Allora, su questo voglio sentire subito naturalmente Massimo Garavaglia, che è leghista, è stato viceministro all'economia, è stato assessore in Lombardia, quindi diciamo che ha anche tutti i titoli per dirci cosa ne pensa. Prego, Garavaglia. Ma guardi, se siamo arrivati a essere il terzo paese al mondo con i contagi, evidentemente la situazione non è stata gestita benissimo. Adesso però va gestita. E quindi bene hanno fatto i governatori di Veneto, Lombardia e Emilia, insieme al governo, a prendere decisioni molto, molto forti, e molto forti con la filosofia giusta, cioè limitare al massimo la diffusione del virus. Adesso la palla in mano alle istituzioni per la parte sanitaria, agli scienziati che ci devono dire che cosa fare. Il governo quindi deve mettere polemiche da questo momento in poi, mi sta dicendo. È chiaro, però non vuol dire che uno ti può dare dello sciacallo ogni 10 minuti. Adesso basta, mettiamoci tutti insieme a risolvere i problemi, perché oltre all'emergenza sanitaria si affaccia l'enorme emergenza economica, quindi da subito dobbiamo mettere mano a misure per sostenere l'economia, altrimenti il paese rischia veramente di andare in tilt totale. Però ecco, se vogliamo far la pace, facciamola tutti. Se ancora qualcuno parla di sciacalli, no, e basta. Ok, questo è parte del titolo del Fatto Quotidiano. Voglio sentire Alessandra Grislera, poi arrivo anche da Gennaro Migliore. Perché Alessandra, io ieri sera ero davanti alla televisione, ho sentito Salvini e c'era nelle parole di Salvini qualcosa di molto efficace, a mio parere. E cioè, se ci davate ascolto, questa cosa non sarebbe successa. Però nello stesso tempo c'era qualcosa di stonato, perché forse oggi anche parlare di quello che è accaduto, di quali sono le responsabilità, è meno urgente, meno importante del parlare di cosa fare fra un minuto, perché il nostro problema collettivo è fermare questo virus. Cosa ne pensi? Beh, più che altro noi abbiamo attivato ovviamente le macchine per vedere cosa pensano gli italiani. Ci siamo accorti che da giovedì ad oggi la paura nel confronto di questo nemico che è sconosciuto, è invisibile, è molto alta. Dobbiamo tener conto delle parole di prima di Paolo Grandi, che sono fondamentali, cioè la fiducia nei politici italiani è bassissima da parte degli italiani. E in un momento come questo le polemiche sterili lasciano lo spazio alle paure. Quindi è molto più facile cavalcare una paura nel momento in cui non si hanno strumenti per conoscere chi abbiamo di fronte. Cosa vogliono? Gli italiani in questo momento desidererebbero sapere intanto cosa fare, perché c'è l'aggravamento della situazione patologica, perché come comportarsi. Le restrizioni che sono arrivate in Lombardia hanno preoccupato gli uffici, cioè noi tutti, ad esempio questa mattina abbiamo fatto in tutti gli uffici, ci sono state delle riunioni per capire cosa, come agire, fare il telelavoro, eccetera. Stiamo cercando di organizzare tutta una situazione di rete. Allora, di fronte a questo anche la politica deve essere superiore, dovrebbe riuscire a fare rete, al di là delle appartenenze.
Allora, è molto, molto importante quello che stiamo dicendo. Abbiamo davanti un nemico invisibile che attacca dove vuole e come vuole, questo ci fa una paura tremenda. Ma dall'altra parte abbiamo un disperato bisogno in questo momento di fidarci di chi ci dice le cose, lo dico a Gennaro Migliore. E forse anche una, incredibilmente, una grande occasione per la politica, perché in Italia è appunto alla fiducia zero. Forse è il momento in cui la politica può fare veramente uno scatto. Sì, bisogna impegnarsi. Io prima ho dato testimonianza rispetto al lavoro che stanno facendo i presidenti leghisti. Penso che non dobbiamo perdere tempo, lo dico con grande semplicità, nel rinfacciarsi in questo momento eventuali responsabilità, perché se no si cade nella sindrome della lupa al lupo, cioè si è sempre quelli che l'avevano detto prima. Io sono convinto che noi dobbiamo adottare in primo luogo quei 10 principi che sono stati diramati a livello nazionale, lavarsi le mani, insomma quelli che avete tutti quanti, spero, visto anche a casa. E questo è quello che bisogna fare. E nello stesso tempo bisogna utilizzare il meno possibile il coronavirus per alimentare altre polemiche, perché altrimenti, diciamo, il tema è allora, ingestibile. Voglio sentire un momento il professor Gianfranco Tarsitani, che è ex ordinario di igiene della Sapienza, direttore sanitario del Policlinico Umberto I. Insomma, è un medico che ci può dire delle cose importanti anche rispetto a quello che possiamo fare noi tutti. A parte che c'è una notizia importante che devo darvi: è stato bloccato a Lione un autobus che arrivava dall'Italia. È successo perché una passeggera ha chiamato la polizia dicendo che l'autista aveva una tosse sospetta. Tutti i passeggeri sono adesso confinati fino a nuovo ordine, per dirvi insomma che anche all'estero questa cosa che sto leggendo, per esempio, professore, è psicosi o è una cosa seria? Cioè, dove comincia la psicosi e dove finisce invece la sacrosanta prudenza? Beh, questa sembra proprio psicosi, no? Il fatto che la denuncia di un autista con la tosse provochi panico, è qualcosa che vedremo ancora, perché è inevitabile che il nemico invisibile scateni questi sentimenti di paura. È chiaro che l'informazione... Lei si è chiesta questa cosa, come mai in Italia tutti questi contagi e nel resto d'Europa, cioè quella cartina fa impressione, allora effettivamente non stanno facendo i controlli altrove, com'è possibile? In Spagna 2 casi, in Inghilterra 9 e da noi 219. No, ma è possibile, voglio dire, sono tutti numeri piccoli, in Italia sono partiti 2 focolai, altrove non sono partiti, ma ce l'hanno i casi, possono partire... E questi numeri non è. Le epidemie vanno con un tasso di attacco, di raddoppio, che segue il ritmo del periodo di incubazione della malattia. Io vedo 10 persone, quelle si ammalano dopo il periodo e poi diventa espansivo il numero. Io credo che rapidamente arriveremo purtroppo a una crescita di casi un po' dappertutto. L'importanza è che sia mitigata la diffusione. Esatto. Perché se noi abbiamo la capacità, e l'abbiamo, di assistere la popolazione, di aiutarla nel momento grave, di poterla curare fino alle terapie intensive in grado di gestire la polmonite anche di un malato anziano, e per cui particolarmente fragile, se noi abbiamo questa capacità, e il nostro servizio sanitario nazionale assolutamente ce l'ha, avremo la gravità di questa epidemia, sarà trascurabile, sarà dentro quello che è un'epidemia di influenza. Gerardo Greco. Sì, ecco, questo è il punto, perché la cosa che a me ha fatto più impressione ieri non è la polemica politica, perché veramente questo non è il momento delle polemiche politiche, però la polemica di cui parlavi tu prima, cioè quella tra la direttrice del laboratorio del Sacco e Burioni. Allora, qui però un po' la scienza ci deve aiutare, perché se ci si mette a polemizzare tra virologi, allora io lì ho paura, perché non riesco a capire... Non riesco a capire se hanno capito pure loro, nel senso che il nemico è invisibile, nessuno lo ha mai studiato, lo chiedo a Gianfranco Tarsitani, che come dire, ha studiato per anni, e
Il punto è proprio questo, è un nemico talmente invisibile che noi non riusciamo neanche a capire se è contenibile come un'influenza oppure no. Cioè oggi è questo il mostro contro cui stiamo combattendo tutti, tra l'altro noi meglio perché abbiamo un sistema sanitario nazionale che funziona, per fortuna ce l'abbiamo. Poi, se posso approfittare, volevo fare arriviamo. Allora, quella è Venezia, siamo arrivati a Venezia con la nostra inviata e vedremo vedere com'è Venezia al tempo del coronavirus, quella è la stazione, da lì si parte per andare a Laguna, c'è pochissima gente, c'è poca gente, questa è una settimana in cui a Venezia di solito c'è una folla pazzesca, c'è il carnevale, c'è di tutto. Pubblicità, torniamo subito con voi. Mambo Italiano, Mambo Italiano. Allora, eccoci qua, fra un po' torneremo a Venezia, vedete le immagini di una città completamente diversa da quella che siamo abituati a vedere a Carnevale, torneremo anche nella zona rossa, c'è per noi Andrea Milluzzi che sta... che succede Andrea? Farmaco. Sì, Mirta, siamo con degli abitanti di Casal Pusterlengo che stanno portando dei computer a casa per fare il lavoro da casa, l'house working, cioè permesso. Hanno avuto il permesso di fare questo trasporto. Adesso vi state organizzando per lavorare da casa? Sì, adesso sì. Per quanti giorni, lo sapete? Non ancora, non ci hanno ancora detto niente. Com'è la situazione in paese? Così è, c'è giro poco nessuno. Grazie. Avete paura? No, guardi, vado. Grazie. Ecco Mirta, hai sentito, questi abitanti di Casal Pusterlengo che sta veramente a 2 chilometri da qua hanno avuto il permesso di uscire momentaneamente dalla zona rossa per prendere dei computer e organizzarsi per lavorare da casa, non sanno per quanti giorni. Sta succedendo un po' in tutta la Lombardia, anche a Milano, in tutti i comuni della zona, che fra l'altro ti volevo aggiornare su un fatto, il capitano dei Carabinieri è venuto a parlarci e ci ha detto che sono in corso riunioni operative in prefettura aspettando direttive dal governo perché probabilmente aumenterà il numero dei comuni della bassa lodigiana che verranno messi sotto isolamento. La situazione disastro. È molto fluida, l'ordinanza che noi abbiamo avuto modo di vedere è scattata questa mattina alle 7 ma si interrompe alle 13, quindi fra pochissimo, perché ne verrà emessa un'altra, perché è molto, veramente molto fluida la situazione. Non sappiamo quello che succederà, non lo sanno né le forze dell'ordine né gli abitanti dei comuni qua posti sotto isolamento. Tutto questo, quella zona che stiamo vedendo spettrale, come ben sa Massimo Caravaglia, che è lombardo, è una zona invece che ha un'altissima densità di attività, di imprese, cioè è una zona in cui c'è un fermento economico pazzesco. Questo per dirvi quanto anche poi il tema dell'economia tornerà, ne parleremo nei prossimi giorni, la borsa di oggi l'avete vista, insomma c'è un tema economico molto forte rispetto a questo virus. Però io vorrei approfittare ancora un momento della presenza del professor Tarsitani, perché davvero penso che il nostro dovere in queste ore è fare e farci molte domande, è la cosa più importante. La prima è questa: il telelavoro è una buona soluzione, professore? Davvero, se ci incontriamo meno, diciamo, io faccio il mestiere opposto, tutte le mattine incontro persone, però insomma normalmente chi può... Che succede? Che c'è un controllo? Milluzzi? Sì, è un controllo in corso, anche loro sono residenti. State rientrando a casa? Sì, stiamo rientrando a casa, abbiamo un'attività, l'unica attività che abbiamo a Zorlesco di generale militare, abbiamo chiuso e stiamo rientrando. Avete chiuso l'attività adesso, stamattina? Sì, perché è finita l'orario. Non abbiamo più neanche materiale, quindi merce. Stiamo aspettando. Cos'è il materiale? Cosa fate voi? Qual è il materiale che... Che attività fate voi? Generalmente gastronomia. Gastronomia, Mirta. Quindi rimarrete chiusi adesso? No, oggi pomeriggio chiudiamo. Al mattino siamo aperti per quanto possiamo riuscire, per quanto arrivi merce. Grazie la signora. Perché arriva merce rimarrete aperti. Certo. Noi dobbiamo almeno garantire. Perché poi adesso il problema è che ci sono anche gli autisti delle aziende che hanno paura, quindi non vogliono... Non portano cibo, insomma. Speriamo che lo facciano però, perché altrimenti qua è un disastro. Noi ci mettiamo a disposizione, però vediamo, speriamo. Andiamo a casa adesso. Grazie, grazie. Allora, professore, vedete, sono proprio due temi paralleli. Da una parte il telelavoro, incontrarsi il meno possibile, dall'altra però anche un po' sconfiggere la paura, perché se gli autisti cominciano a dire noi a Casal Pusterlengo non consegniamo più, cioè è complicato trovare, no, il giusto mezzo. Sì, ma parliamoci chiaramente, il contatto prolungato e con una continuità
importante può generare un contagio. Questo. Allora negli ambienti affollati, chiusi, confinati, dove si creano queste situazioni, si può realizzare questa situazione. Limitare, per cui le affollamenti, assembramenti, se volete anche affollamenti nei luoghi di lavoro, ma veramente non è questo il sistema con cui si trasmette la malattia. Cioè l'autista che fa il suo lavoro e che scarica non una rischia niente. Non rischia niente. E poi voglio dire anche... È molto anche... importante, spero che a casa stiate ascoltando, perché bisogna poi evitare di fare scelte stupide accecati dalla paura, no? Sì, anche poi, non so, sull'uso della mascherina, per carità, va bene tutto, ma poi le stiamo finendo. Sì. La mascherina serve fondamentalmente, è fondamentale che la metta chi ha la tosse, perché lì deve lavorare. Le famose goccioline, le goccioline, no? Le blocchiamo, allora chi ha la tosse, che sia positivo o no, non ha importanza, per favore metta una mascherina, facciamo delle cose mirate, utili. Tutto il resto serve solo ad aver paura. Sì, mascherine che finiscono, prezzi che anche questa cosa io ho trovato folle in farmacia, quel famoso liquidino che serve per disinfettare le mani, la mucchina, e passava da €1,99 a €9. Io dico pure ai farmacisti, alle persone che vendono, ma date una mano, perché questo è il momento che siamo tutti dalla stessa parte, non è che uno può pensare di alzare i prezzi e le cose che servono ai cittadini. Migliore. No, volevo dire esattamente questo. Ah, perfetto, l'ho anticipata. No, su alcuni, a proposito di chi sta, diciamo, speculando. Ecco, non si specula su queste cose. Su oggi leggevo anche dei reportage, no? Quando a un certo punto si arriva a €90 per la mucchina o €50 per una mascherina, io penso che a quella bisognerà dare una risposta molto severa. Io questo sono penso molto che d'accordo. Noi, come autorità politica, arrivo, Gerardo, arrivo fare. Anche da Paolo Graldi, anche dalla Ghisleri, ho parecchie domande da fare, tra l'altro Alessandra, però Nicole Di Giulio, allora eccoci qua, ti vediamo a Venezia, Nicole, raccontaci. Sì. Buongiorno Mirta, sì, siamo sul Ponte degli Scalzi, uno dei principali che attraversano proprio il Canale Grande. Come vedi però questa è la stazione vuota, le gondole anche ferme, c'è una situazione veramente anomala. Considera che questi sono i giorni del carnevale, normalmente qui non si riesce a passare. Invece, è così. Guarda, io me lo ricordo, l'anno scorso andai a Venezia, il weekend del carnevale, facevi fatica a attraversare i ponti, era incredibile la folla che c'era, pazzesca. Esatto. Esatto, invece adesso non ci sono maschere da carnevale, anche perché a mezzanotte sono state interrotte, annullate tutte le manifestazioni del carnevale. Questo fa parte dell'ordinanza emanata appunto dal governatore del Veneto, Zaia. Zaia ha detto, scusami Nicola, voglio dirlo a chi ci ascolta, Zaia ha detto che è una decisione per lui dolorosissima, perché per i veneti, per Venezia il carnevale è davvero una cosa enorme, e però era giusto farlo, e devo dire che tutta la comunità scientifica, ho visto il professor Boglioni per primo, ha fatto un tweet dicendo è la scelta giusta. Prego, scusami Nicole. Assolutamente, niente, anzi è la scelta giusta, necessaria, proprio perché proprio qui a Venezia sono stati registrati ben 3 casi, l'ultimo è una donna che è ricoverata sempre qui a Venezia, quindi contenere il contagio, la diffusione, questa è la parola d'ordine e è l'unica. Allora Nicole, fai una cosa, vai a parlare con qualche commerciante, presa. Vorrei anche sentire cosa dicono poi le persone che invece sono abituate in questo momento ad avere il picco di turismo. Gerardo? A proposito di contenimento, però, una delle cose che mi ha fatto impressione, queste sono le regioni più contaminate, no? L'area di Lodi è questo epicentro di questo terremoto. Oggi alcuni governatori di alcune regioni del sud, perché poi questa epidemia, o come la si voglia chiamare, ribalta la piramide, no? Questa volta è il nord, cioè comunque le regioni più ricche, a soffrire per primo. Quanto abbia senso che il governatore della Basilicata oggi abbia detto però chi arriva dalle aree di Lodi o di Cremona o di Pavia deve sottoporsi a quarantena, se no in Basilicata non entra. Cioè c'è un, come dire, un sovranismo regionale epidemiologico. Siamo tutti allora, sovranisti a casa pubblicità. Nostra. Volevo farvi notare che abbiamo visto 3 cose, no? La Borsa di Milano che perde, abbiamo visto 2 signori che hanno una gastronomia che dicono nel pomeriggio rimaniamo chiusi, e abbiamo visto Venezia mezza vuota. Questo vuol dire effetto
effetti economici del coronavirus in maniera molto concreta. Pubblicità, torniamo subito con voi. È arrivato anche un tweet del Premier Conte dalla sede della Protezione Civile con una fotografia che lo mostra assieme a Luigi Di Maio, assieme a Speranza, assieme a Sileri, che è il sottosegretario alla sanità, che è anche medico, e a Borrelli. Noi siamo sempre in attesa che loro escano, abbiamo la nostra inviata alla Protezione Civile e vi aggiorniamo in tempo reale, ma adesso ci aggiorna in tempo reale come sempre Paolo Sottocorona. Paolo. Buongiorno, buongiorno. Oggi non succede molto, abbiamo avuto un po' di nuvole nel corso del fine settimana, ma senza piogge. Anche queste poche nuvole in giro per l'Italia, soprattutto sul versante tirrenico, non hanno molti effetti. Se andiamo a vedere le piogge previste nella seconda parte della giornata di oggi, sono praticamente assenti, però il grigio di qualche nuvola c'è. Domani cambia un poco la situazione, perché cominciamo a trovare sul versante tirrenico piogge deboli, isolate, quindi molto poco, però qualcosa si affaccia, e lo stesso vale soprattutto per il Friuli Venezia Giulia. Nella giornata di mercoledì invece abbiamo una situazione decisamente diversa, perché sul nord-est ci sono piogge almeno moderate, nord-est, ma soprattutto vedete parte del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Al di là delle Alpi, tra Francia e Svizzera, precipitazioni molto forti, ma rimangono al di là del confine. Al centro e al sud, soprattutto Tirrenico e sulle isole, le piogge ci sono, quindi un tempo che cambia, e in questo cambiamento avremo anche un abbassamento delle temperature, non drammatico. Perché non aiuterebbe, diciamo, anche il coronavirus, se ho capito bene professore, il caldo aiuterebbe invece, no? Il fatto che arriva la bella stagione dovrebbe essere qualcosa ci rovina tutto il resto, però se per il virus... Va bene, però non scendono molto, non viene freddo. Ok, grazie Paolo Sottocorona. In tutto questo a Lione è stato ricoverato l'autista italiano del Flixbus, dell'autobus che era stato fermato e che aveva la tosse, e pare che ha ricoverato in ospedale anche un passeggero che aveva anche lui dei sintomi influenzali, e l'hanno ricoverato entrambi per capire di cosa si tratta. Questo è il tweet che vi ho mostrato di Giuseppe Conte, ancora in riunione. Vi ricordo che è entrato in riunione alle 11 in punto, sono più di due ore. Come mai, Paolo Grandi, a tuo parere, è così lunga questa riunione? Cioè, è un po' strano, no? Tra l'altro il ministro degli esteri coinvolto, c'è qualcosa che sta succedendo. Ma credo che debbano prendere degli aggiornamenti molto impegnativi, nel senso che la situazione è tale per cui questi cinque signori si prendono la responsabilità di tenere decine di migliaia di persone chiuse in casa. L'augurio è che sappiano esattamente quello che si deve fare, perché, come avevamo detto prima, non possono permettersi di sbagliare, di dare un ordine per poi dire è un controordine, ci siamo sbagliati o non si può fare proprio così, correggiamo. Devono sapere che il Paese è prontissimo, sull'attenti a rispettare quello che bisogna fare, però quello che bisogna fare deve essere strettamente soltanto quello che bisogna fare, né di più né di meno. Esatto. Alessandra Ghisleri, tu hai sondato gli italiani sul loro giudizio su come sarà gestita finora la situazione, anche su questo fatto, insomma, che ci sentiamo un po' i malcapitati in Europa, avendo molti più casi degli altri paesi al momento, sempre che, perché ne parlavamo anche durante la pubblicità, non sia un tema di controlli, negli altri paesi i controlli siano meno drastici. Prego. Allora, noi l'avevamo fatto per settimana scorsa, per Porta a Porta, avevamo fatto la paura, avevamo testato quanto si sentivano, insomma, timorosi, era di poco superiore al 50%, e la soddisfazione nel governo su come stava gestendo era vicina al 70%. Le rilevazioni che stiamo facendo diciamo continuamente, la paura è aumentata al 70% e la soddisfazione è scesa di quasi 20 punti. Questo è evidente perché più che altro non si sa verso che cosa e chi, come dicevamo prima. Inoltre un dato fondamentale è anche quello della sicurezza delle proprie sanità, perché le regioni colpite hanno tra le sanità migliori del paese
e quindi anche il resto, ciò che si chiedono è forse molto probabilmente avranno fatto i tamponi anche in altre situazioni, cioè chi vive in regioni dove non ci sono case perché non ci sono case o perché non ci sono delle preveggenze, diciamo, dei controlli. Chiunque qui in Lombardia viene diciamo, a contatto con una persona viene fatto un controllo a catena, tanto è che non so, io ho amiche, dottoresse al sacco, eccetera, e si sono autoescluse dalla vita sociale, evidentemente. Quindi c'è un controllo molto attento su questo e questo credo che anche l'informazione su questo sia utile, perché da stasera alle 6 tutti i bar di Milano saranno chiusi, ci sono delle restrizioni importanti, cioè Milano è una città che vive di mostre, di locali, di attività commerciali che non vanno c'è dubbio, tutta notte. È un bel problema. Quindi sarà un anche perché, come dicevamo prima con Garavaglia, non so quanto sia effettivamente, ma il valore del PIL di queste regioni colpite credo che sia una parte preponderante di tutto il paese. Quindi ecco perché è necessario fare rete. Allora, Garavaglia, devo sentire anche lei. Nel frattempo vedo che c'è una fotografia della prima deputata in Parlamento con la mascherina. Si chiama Teresa Baldini, è di Fratelli d'Italia. Garavaglia. Ma sì, ma no, il problema è chiaro, è anche economico adesso. Lì abbiamo visto Codogno chiusa, ma non è Codogno chiusa. Le regioni coinvolte fanno il 70% del PIL italiano. A volte il PIL varia su e giù per uno o due giorni lavorativi in meno. Qui intanto è una settimana sostanzialmente di quasi stop. E quindi l'impatto che avremo sul PIL sarà molto pesante. Per quello che bisogna adesso concentrarsi anche su questa parte. La parte sanitaria adesso è in capo a scienziati e amministrazioni che stanno facendo benissimo il loro lavoro. Ok, concentriamoci anche sulla parte economica. Perché senta, fermare Emilia-Romagna, Lombardia, colpite, Veneto, Piemonte, poi dopo ce ne accorgiamo che cosa vuol dire. Nelle regioni colpite andrebbero sospese bollette, tasse, mutui. È una giusta idea? Stiamo ragionando noi come Lega, ma lo facciano anche gli altri, su quali misure più efficaci mettere in campo per risolvere anche questa emergenza, perché questa sarà già domani un'emergenza. Allora, scusate, torniamo un attimo da Nicole che è dentro un albergo di Venezia. Eccoci qua, Nicole. Sì. Che cosa dice questo signore, questo albergatore? Sì, Mirta. Ecco, sono con Leonardo e ecco, Leonardo, qual è la situazione da quando il coronavirus è entrato anche qui in Laguna? È una situazione molto difficile perché continuiamo ad avere costanti cancellazioni in ogni momento, sia via mail che per telefono ovviamente. Poi per quanto ci riguarda sono saltati tutti i gruppi di scolaresche, di ragazzi che dovevano arrivare in marzo. Qui l'albergo era pressoché pieno e con l'ordinanza del governo non arriverà più nessuno. Le gite non ci sono più. Proprio quando sono arrivata hai ricevuto una disdetta. Ecco, adesso come pensate di affrontare questa ennesima emergenza? Già avete avuto l'acqua alta a novembre, adesso il coronavirus. Non abbiamo modo di affrontarla, di fronteggiarla, di rimpiazzare le cancellazioni. Dobbiamo solo aspettare e sperare che questo momento di caos totale. Ma c'è il rischio che dovranno licenziare qualcuno, chiediglielo. Perché non solo abbiamo. Sì, ma vi trovate a dover licenziare qualcuno, viste le tante disdette, il turismo in calo? Va bene, questo penso proprio di no per il momento. Bravo, perché non bravo. Abbiamo assolutamente percezione di quello che sarà per il futuro. Al momento sono valutazioni che non si fanno e speriamo di non dover fare. Allora, andiamo un attimo da Milluzzi, scusami Nicola, un secondo che vedo Milluzzi con un carabiniere. Grazie. Con un esponente delle forze dell'ordine. Salve, sì, bentrovato. Salve, buongiorno. Capitano Capone ci stava un po' aggiornando sulle ultime novità riguardo al blocco e anche sulle prossimi giorni. Al momento abbiamo 15 checkpoint attivi che riguardano i comuni interessati dalla cosiddetta zona rossa. Impediamo l'accesso alle persone non autorizzate all'interno della stessa e impediamo che le persone dalla stessa possano uscire. Mi perdoni, chi sono le persone autorizzate? Come funziona? Sono autorizzati ad entrare all'interno della zona rossa tutti quei soggetti che portano beni di prima necessità per le popolazioni. Okay. Quindi parliamo di beni alimentari, di beni medicinali e quindi le professioni a loro connesse.
E quali precauzioni devono usare le persone che entrano nella zona rossa? Le precauzioni sono quelle che ha indicato il Ministero della Salute nelle varie circolari che ha dato e nei vari servizi che hanno passato anche in televisione. C'è comunque il buon senso da avere come qualsiasi infezione, quindi mantenere una distanza con le persone con cui si parla, lavare spesso le mani. I dispositivi di protezione vanno utilizzati qualora il soggetto stia poco bene, quindi abbia un raffreddore e un qualcosa per non trasmettere a terzi i germi in suo possesso. Che succede, Ludovica? Scusate, mi perdoni, vedo le immagini dalla Protezione Civile. Cosa succede? Dov'è la mia... Ludovica? Per uscire Conte, scusami se mi vedi qui, però mi sono messa in una posizione in cui magari possiamo fare qualche domanda in più. La riunione sembra essere finita e quindi lui a breve scenderà per qualche dichiarazione. Ok, perfetto, allora noi siamo naturalmente in attesa. Andiamo in pubblicità subito, allora, così quando arriva Conte ci siamo, nel caso rientriamo prima. Pubblicità subito. No. Il Premier Conte è appena passato davanti ai microfoni, alle telecamere, ai nostri colleghi, non si è fermato, è entrato in quella macchina e non si è fermato neanche un istante. Ludovica? Sì, Mirta, non si è fermato, come dicevi tu, è passato qui e non ha rilasciato dichiarazioni, quindi l'ultima dichiarazione è quella che ha rilasciato questa mattina entrando invece di sfuggita, parlando dei rapporti con gli altri paesi europei, quindi per il momento nessuna informazione, però ora cerchiamo di capire dagli altri componenti Di Maio, della riunione. Speranza. Esatto, cerchiamo di capire da loro che cosa... Vai, loro sono ancora su, riuniti al primo piano dove è in corso. Vai, corri, corri. Allora, è molto non strano. Non ho capito. Non è raffigurante che dopo una riunione così lunga il Premier così si infili in macchina e si dileghi. Cioè io da stamattina che non sono rassicurato, cioè, questa riunione non era prevista. No, chiediamo comunicazione continua, chiara, trasparente, eccetera. Se adesso facciamo le vuitine. E però c'è una cosa, che nel momento in cui questa roba qui, che non sappiamo neanche come chiamare, diventa Protezione Civile, noi la Protezione Civile forse è l'unica vera cosa che sappiamo fare bene, nel senso che ce la siamo inventata. Ma Borrelli ha detto con molta chiarezza, ha detto, so, quindi su io mi noi sentirei tranquilli dei nostri mezzi. E secondo me queste riunioni lì alla Protezione Civile con tutti i ministri, il ministro degli esteri, manca il ministro dell'interno, dicevamo, chissà dov'è, e con il Presidente del Consiglio, dovremo abituarci, perché questo è veramente un caso da Protezione Civile. Esatto, non c'è la Morgese, che è una cosa abbastanza strano, sì, interessante. Invece c'è il ministro degli esteri, perché giustamente faceva notare Gennaro Migliore nella pubblicità che c'è il tema dei rapporti con gli altri paesi, il tema dell'Austria, avete saputo di questo caso di questo treno bloccato, piuttosto che adesso il tema francese, quindi questa è un'altra grande questione. Però certo, una riunione che non doveva essere, ci doveva essere una riunione, ma non in queste dimensioni, non con la partecipazione del Premier. Abbiamo saputo noi in tempo reale che il Premier sarebbe recato alla Protezione Civile, il ministro degli esteri è arrivato in corsa senza che fosse neanche annunciata la sua presenza, e il fatto che finisce una riunione così lunga di oltre 2 ore e un quarto e il Premier non rilascia dichiarazioni, effettivamente è una cosa abbastanza particolare. Che succede a Venezia invece, Nicole? Ecco, sì, qui con me c'è Caterina, è una guida turistica e anche lei è molto preoccupata. Sì, effettivamente, perché i tour, io per esempio dovevo lavorare questa mattina, ovviamente Basilica e Palazzo Ducale che sono chiusi, quindi sono stati ovviamente annullati. Avrei dovuto avere per esempio un appuntamento domani pomeriggio con un'agenzia estera, tra l'altro, per nuovi tour per il prossimo anno, e ovviamente non sono scesi, quindi è tutto sospeso. Le cancellazioni stanno arrivando a noi, stanno arrivando agli alberghi, quindi sì, la situazione è abbastanza preoccupante. Allora, scusatemi un attimo, vado a Milano perché mi chiede la linea Giulia Guerri, che è a Milano. Giulia, dove sei? Alla Scala. Giulia, è chiusa anche la Scala, mi pare di capire. Porte chiuse alla Scala, ma non mi sente la Giulia Guerri. Torniamo un attimo da Ludovica, fatemi capire cosa è successo invece alla Protezione Civile, se abbiamo capito qualcosa. Gli altri ministri sono tutti andati via dalla porta di servizio, che succede? No.
No, non sono ancora andati via, ora stavo provando a mettermi in contatto per sapere se almeno uno di loro scende a darci insomma qualche aggiornamento su questa riunione che, come dici tu, è durata più di 2 ore e un quarto, senza contare che dalle 8:30 questa mattina già erano in corso altre riunioni. Quindi al di là del punto stampa di Borrelli, vorremmo capire dal punto di vista anche politico cosa sta succedendo, se sono previste altre misure, e a breve spero di poterti dare altre informazioni. Ok, Milluzzi, torno da te. Sì, Mirta, sono qua con un veterinario che sta aspettando, per farti capire come funziona l'economia qua nei paesi isolati. Ha un cane che ha necessità di urgenti cure, non ha i farmaci, il suo fornitore, Pier, se puoi inquadrare quel furgoncino laggiù, è fermo là, adesso sta arrivando e vedremo in diretta che scaricherà i farmaci qua sulla strada davanti a lui e lei potrà andare a curare questo cane. Bravissimo, esatto. Cioè, Milano, la situazione sicuramente è abbastanza grave, soprattutto anche per questi cani che devono magari mangiare delle cose particolari, delle diete particolari, e purtroppo nessun negozio aperto, quindi adesso sentiremo anche i vari sindaci se ci danno la possibilità. Questi sono i piccoli problemi quotidiani che però poi impattano fortemente sulla vita delle persone, esattamente questo. Un attimo solo, scusate, esatto. Che Milano, ecco qui. Allora, Giulia, sei davanti alla scala, è chiusa, sì, mi pare di capire. Eccoci. Esatto, la scala è chiusa, come potete vedere dal cartello. Il teatro ha deciso di sospendere tutte le rappresentazioni in attesa di nuove disposizioni. Siamo in uno dei simboli della città, il Tempio della Musica. La scala aveva già chiuso nel 1800 per un'epidemia di colera e poi il momento più drammatico nella Seconda Guerra Mondiale per i bombardamenti. E ora, come potete leggere qui, in relazione all'evolversi della diffusione del coronavirus. Questa è la situazione a Milano. Gerardo, mamma mia. Sì, ti ripeto, stiamo trattando questa cosa con poche certezze, come ci faceva anche capire il nostro Tarsitani, come se fosse un terremoto, come se fosse una questione di protezione civile. È l'unica cosa che possiamo fare. Mi sembra di capire che le nostre speranze sono tutte legate al fatto di contenere il più possibile questi cluster, come li chiamate voi, di tenere tutto dentro. C'è una cosa che però mi sento di dire oggi, che tutto sommato sta passando la linea della tolleranza zero. Eccole lì, quelle medicine che vengono messe su una aiola e non c'è neanche contatto fisico tra chi è dentro e chi è fuori. Ci sono solo le medicine per i cani. Tolleranza zero, però oggi credo tutti noi, i nostri telespettatori, tirano un sospiro di sollievo, cioè sì, ci vuole tolleranza zero, poi saremo noi psicotici in questo momento. Professor Tarsitani, è giusto così? È l'unico strumento veramente efficace che abbiamo, questa barriera protettiva. È sicuramente sovradimensionata, ma va fatto in questo modo, perché poi tu dai delle disposizioni che vengono applicate e devi essere rigido. Questo può aumentare le paure e le impressioni. In realtà è semplicemente fare questo, creare il vecchio lazzaretto. Per farlo può essere complicato, può essere una cosa meno che impressiona. Contagi ci sono e più siamo al sicuro tutti. Questa è la vera verità. Mi dica una cosa, professore, i bambini. Abbiamo detto prima, ne parlavamo prima, no? Certo. I bambini hanno una capacità di reazione maggiore. Io sono sempre invece molto ottimista guardando i bambini in queste situazioni. Perché? Perché il bambino certamente nasce protetto dalla madre, da quella che è la trasmissione placentale degli anticorpi, il latte. Nasce però poco competente, passivo, poi diventa attivo. Poi il suo sistema immunitario viene bombardato da tutto quello che non conosce. E a questo punto lui il coronavirus neanche lo vede, cioè lui è capace, sopra l'anno di vita lui è capace di distruggere tutto. Parlando di bambini un po' più grandi, io invece sono preoccupato per la chiusura delle scuole, perché in questi bambini si crea una situazione di ansia indotta da un evento veramente certo estremo. Stanno vivendo un'esperienza che nessuno di noi ha vissuto, questi bambini, questa è la verità. Scusatemi, poi mi chiede Ludovica parole, Cirelli la linea. Ludovica, eccomi. Ludo,
Sì, Mirta, scusami che le cose... Sì, eccomi qui. Allora, siamo riusciti a capire che in sostanza si è parlato della proposta di chiudere le frontiere europee, ovvero di sospendere Schengen, che poi è la proposta che veniva dalla Lega, e a quanto è emerso, è uscito anche recentemente un comunicato proprio in questi minuti, allora, il Presidente del Consiglio Conte ribadisce la sua linea, ovvero non è applicabile, non perché sia giuridicamente impraticabile, ma perché non è sostenibile, non è una misura adeguata e proporzionale alla situazione per quella che è. Comunque ti confermo che la riunione è ancora in corso, quindi potrebbero arrivare anche ulteriori notizie. E poi Speranza ha nominato Ricciardi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità come consigliere italiano con gli altri organismi sanitari internazionali. Queste sono le due notizie emerse finora dalla riunione politica tenutasi qui. Il tema di Schengen sarà molto discusso. Io purtroppo non posso sentire il parere di Massimo Garavaglia, soltanto un sì o no. Crede che sia la scelta giusta, Garavaglia, non sospendere Schengen? Devo andare in pubblicità. Tanto lo fanno gli altri. Lo fanno gli altri, certo. Lo fanno gli altri. Oggi lo fa l'Austria e lo fa la Francia. Allora, scusatemi, devo andare in pubblicità. Voglio dirvi una cosa. Rimanete sulla 7. Noi faremo del nostro meglio ogni momento della giornata per informarvi, per esserci e per rispondere alle vostre domande. Lo faremo in onda, lo faremo fuori onda. Mandateci informazioni, mandateci filmati, mandateci le vostre domande. Siamo qui per voi. Grazie.